Buonasera. Buonasera signori, come va? Tutto a questo? Leandro, buonasera, auguri. Ciao Erika, ciao Erika, grazie, 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 auguri. Eh, buonasera. Ciao, avete visto? E, Michael, buonasera, ciao qui in Black. Buonasera pure a te Come state ragazzi? Eh? Sta a posto? Mia belle Ciao Rosanick Grazie, grazie, grazie ehm, Questa è la camera Con cui di solito mh, Facciamo Facciamo le Scusatemi Ho delle modifiche ai cazzi Quindi Eh? Ehm... La camera con cui di solito facciamo le cose I disegni eh, Sil, sì, grazie un, un basso pure a te C'ho pure il regalo Che, che regalo c'hai? <ride> invece la webcam è così Stiamo aspettando un ospite Aspettiamo un ospite Ogni tanto cambierò, farò così Capito? Farò così capito però questi giochi così buonasera benvenuti in questo speciale di compleanno in cui non beviamo e basta e si cazzeggia da morire buonasera a tutti ragazzi. buonasera a tutti adesso apro la birra con la sigaretta elettronica e morì il cavastropoli per cortesia ma ho spaccato la sigaretta e ciao Erika ciao Angelo me lo mandi mi faresti un piacere sei troppo gentile ma a pensare a me stiamo per bere una Giulia S Weissen che, per la quale dobbiamo ringraziare lo sponsor delle birre di questa serata che è Roby Rev che è stato gentilissimo e non serviva assolutamente ma ci ha regalato queste birre molto interessanti molto interessanti con desta che ero qui che eh? ho bevuto quella nera meravigliosa meravigliosa e, um, mi sento in realtà oggi non ho, non ho invecchiando non si sente meno forse il compleanno comunque um, non è stata una giornata come tutte le altre grande Robby, vero eh, Robby, un tesoro non mi sento né più vecchio né più giovane mi sento mi sento, non lo so stiamo per bere questa Weissen della Giulia eh, grazie Michael grazie mille eh, grazie allo sponsor grazie mille, grazie mille eh, inviato? allora vediamo subito di vedere vediamo di vedere come si dice qua da queste parti Sto leggendo quello che mi sta mandando Leandro, eh scusate sì, Ve l'ho detto io Che faccio stesse stronzate stasera Però non sono a poco A quanto pare mm, Avete visto? Adesso c'ho anche un'altra parte di casa Avete visto? Tutti i libri, le cose Ehm mm. Uh, tesoro, Leandro, grazie mille. Bellissima, <ride> grazie mille. Leandro mi ha, mi ha dedicato. Forse, sì. uh, mi ha, de ha dedicato uno scritto molto, molto carino. Grazie, Lea. E tra l'altro ieri ci siamo sentiti sul Discord. Ieri eravamo in 700. Non in 700, ma eravamo un casino di gente. C'era, c'era Andre. C'era appunto Coso. C'era Leandro. Non, non me ne importa Pingu C'era erica C'era destra Eravamo in sei In un canale Mai successo e, um, Ti piacciono Erika? È casa mia E sono io Quindi di bello c'è poco e, Leggi le prime lettere della frase Se non l'hai già fatto Le prime lettere della frase ah! Non ci credo, non mi racconto. Cioè, le, le prime lettere di, di, ogni, di ogni versetto compongono la parola Pietro, amore. Che finisza. Che finezza, grazie, Leandro. Sei, sei troppo. Mancava solo Sil. Che acidina questa! Mm, non sto parlando di te, Sil. Sto parlando della birra. Mm, puoi, puoi passare in, in in cosa? Lì, buonasera. Grazie mille, sono passato per gli auguri, ma purtroppo non riesco a rimanere. Non si preoccupi, ci rifacciamo. E, mi stia bene, si riposi o faccia quello che deve fare, senza problemi. Ti ringrazio tanto di essere passato. Non passo per te. E, cosa volevo dirvi? Le andrò, un tesoro come sempre. Live, perfetto pizza e cola come i veri pizza la pizza si dovrebbe mangiare con la si dovrebbe mangiare con la bina ma giustamente tu non, eh, non si fa sempre in un difficile hai ragione pure te Sì, le 4? può essere ho ricevuto appena adesso un un messaggio da um, signor Sol Goodman. Sta per arrivare. Eh, io lavoro fino alle 18. Io flexo, nel senso sono flessibile. Quindi se riesco, quando mezzo pomeriggio vado su Discord e via. Mm. Che programma c'è per stasera? Niente, aspettiamo l'ospite. Ci beviamo due birrette. C'è anche la signorina Toriganza che è seduta mh, proprio proprio lì. Uh, seduta lì che ricama, si fa i suoi ricamini. E ghost? Ci sei pure tu? Non ti avevo letto prima? No, ci sei. Vicino alla tua ghost. Come stai? Scandi sì. lo toki. Una grande serata. Virete eh. importanti stasera, eh? Virete importanti. Queste sono solo due dell'arsenale offerto dallo sponsor di questa sera che è Robbie Rev. Eh, se ti va, avevo pensato a un gioco, quindi quando vuoi dimmi. Un gioco in che senso? Che senso? Comunque, Leandro, ehm il come si chiama non vorrei essere scortese ma mi piacerebbe è un bravissimo come si chiama niente allora, lasciamo stare eh, ti saluta Erika ti saluta ti saluta pure Attoriganza ah, ah ti saluta Il gioco di disegni ma stasera non disegniamo ce ne foto una sigla siamo in just chatting non dobbiamo disegnare non possiamo c'ho la camera che mi che ho tutte le camere su di me si sì, ci dissociamo mi saluta anche le andre mm. e scusate, mi diverto <ride> e, mh, oggi il protagonista sei tu sul... esattamente esattamente tralasciamo mh, i cazzi e... <ride> oggi la Toriganza ha pensato pure al... abbiamo pure il che fiori sono amore? questi? peonie, begonie peogne peogne un profumo mm, stellare un profumo stellare un bellissimo pensiero con i fiori freschi recisi ma eh, dove siamo? ma dove siamo ragazzi? dove trovate uno streamer che che c'ha i fiori freschi nel, nel, mm, nello sfondo? io non, non penso da nessun'altra parte bra ciao come stai eh, signor Andre eh, begogne <ride> le begogne, ehm... Fra. Quando comincerai pure tu, quando comincerai pure tu con le birrette, mi, mi verrai a dire come, come... Ehm... le peogne, vero? Sil, C hanno un profumo di rosa incredibile. Non pensavo profumassero di rosa. Sono proprio di rosa, ehm... unico e inimitabile. E stai nel tuo ognuno sta nel suo eh, fiori rischi esattamente vediamo <ride> quanto un profumo celestiale dire eh, sì. un po' solo di vino e limoncello ste robe come ma sei pazzo lo zucchero fa male il vino pure amore ti ricordi quella serata c'era anche Soul Goodman quando abbiamo bevuto due litri di vino a capoccia. Sono stato di merda. E... Anche, anche a Torriganza perché poi. Visto che stasera è just chatting, facciamola da cazzo. Vi racconto questo aneddoto. Ero con Soul Goodman e una, un altro un nostro caro collega. Chiamato Mur. Un caro collega. Eh, un bravo ragazzo non ci si vedeva da tanto. Eh, con con Burr, e siamo andati a udine in centro a bere qual qualche taglio. Che in, in Friuli, cioè in, a udine in, nella parte Friuli. I tagli sono i bicchieri di vino, e ordina una bottiglia, ordina due, ordine tre, ordine quattro. Abbiamo finito quel tot di bottiglie che ci servivano, divertito da morire. Eh, Artoriganza, Riganza che, che era lì non si è divertita molto, Era un po' fuori controllo. E Artoriganza Riganza non ha bevuto niente, ovviamente, perché ci ha riportati a casa, a me soprattutto e anche al povero Odista, che sta per arrivare. E, e niente, ho, diciamo che ho tinteggiato il bagno che all'epoca non abitavamo ancora assieme e eravamo a dormire da a casa dei, dei genitori di attori e diciamo che ho tinteggiato il bagno di rosso e ve la faccio così e ma non solo come un vero maschio alfa il giorno dopo fresco come una rosa <ride> sono andata a lavoro alle otto e mezza che era e niente, disfatto come un cane, ancora ubriaco. Ero alle 8, no, ero fresco come una rosa. Mm, però, no, cosa ho fatto? No, niente, mi sono asciugato con i calzini. <ride> Tutte le cose che succedono a ubriachi lo, lo sapete meglio di me. È inutile che fate i fighi, <ride> mm. bei ricordi beh ricordi no una serata be cioè, all'inizio bellissima poi il, eh, quando rimani da solo con i con i fumi del rosso eh, la via del buscido chi è? ci dai de de degli alcolisti? no assolutamente prima o poi capita a tutti eh! di farla più sporca del solito ogni tanto tocca non so siete liberi di raccontare le vostre anche se ovviamente il pudore qua troppo Vedete, troppo... io non l'ho mai bevuto mai, mai fatto questo eh, io un reggo una sega di nulla dopo due bicchieri inizio a ridere come una fava bevi il limoncello bisogna saper bere per per... No, no, scherzo, fra. Mm, meglio così. Ti basta, meno, ti basta meno per essere felice. Poi ridere non è bello, scusa. Fra. stasera ehm... siamo tutti cutigliari. Assolutamente. O Operuzzo, che si è messo co... con Nilla? Io ho perso la dignità appena nato, Quindi, <ride> un show. Cio... Uh, perfetto fra. Perfetto Mi mm. Mi ehm. Questo accento toscano mi, all mi alluzza E non poco Cosa vuol dire ti alluzza Leandro? Questo è un termine che non conosco Si usa dalle due parti Mi <ride> La bestemmia di cui parlavo oggi Buta no Kami, Nokami. E sarebbe? Eh, mi fate il favore di non bannare Michael quando farà la traduzione della bestemmia, per favore Moder. Così sappiamo cosa, di cosa si tratta. Porco dio, perfetto. Quindi, un saluto a. Ci dissociamo. E Michael ci rendi, ci rendi molto ci rendi, ci rendi e, tra l'altro pensavo adesso arriva su Goodman ci facciamo ancora una mezz'oretta di, 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 di cazzeggio con soul Goodman e poi andiamo un attimo su discord se volete venire su discord e facciamo una chiacchierata e via che dici sti? che dici sti? <ride> Salve Dio Perfetto Michael ti ho già visto Sempre allerta Michael Oggi non c'ero no Perché mm, Il pomeriggio mi è venuto a trovare le, 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 Quello che sarà alla mia sinistra tra poco mm, E poi avevo Cazzi da sbrigare ehm, Io al massimo Solo il tempo di fare gli auguri veloce veloce, perfetto, Erika. Fai come vuoi. Io potrei offendermi. No, tranquilla. Ehm... Toscana o le Toscane le Toscane ehm... Non so. Sono cazzi vostri. Benissimo. Acidina, vuoi assaggiare, Torrianza? Sicura? È buona, eh? Delicious, delicious. Sicura? Desta live è partito eh, Tofradi alla tua Desta live come stai? Grazie mille. Spero ti sia spero che ti abbia recapitato tuo fratello l'invito per sabato. Se vuoi eh, grazie Desta. Grazie mille. E, mh, sabato siamo qua. Se vuoi. Se vuoi mh, un gintonic, una birra, una roba. Cincin, eh, devo riscattare anche Leandro e Fuso Cis, Fuso Cis, c'è pure lui. Buonasera, che mi ha mandato anche in DM gli auguri se un tesoro, Fuso. Grazie. Meno male, è partito. È partito, eh? In un attimo è qua. Ehm... Fuso chise, tutto a posto. Benissimo. Mi alzo un attimo questa. Ehm... Quanto è bella questa. Ehm... Cosa vuol dire? Che succede, amore? Niente. Ehm... Cosa vuol dirti Fuso chise? Fuso chise, volevo dirti una cosa. Tutto bene. Ormai... Gli anni sono... cioè ormai non, 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 il compleanno è un giorno come tutti gli altri. Cosa devi fare? È una scusa in più per, per fare un po' di festa e basta. E Fulvio, buonasera. Buonasera Fulvio. E c'è anche Pingu. Esatto. C'è pure Pingu. Ciao Pingu, grazie mille. Come stai? Adesso provo a fare una cosa, eh. Provo a fare una cosa. visto proprio così eh, scusate l'ho fatta doppia stavolta visto eh, Viene a Milano facciamo serata Scusa Cis ma mi vuoi spennare quanto costa una birra a Milano una birra piccola si pazz no beh, beh. Se mai ci capito io ti scrivo, eh. Che bello, sei, ci sei pure tu. Mi fa molto piacere, scusa. Fulvio, come stai? Troppa tecnologia, troppa tecnologia. Um. Fellini mi fa un... niente, scherziamo, si scherza. Michael, mi perdoni, alla sua. Auguri a me. Eh, beh, se, riflettendoci, mettimi a fuoco. Mettimi a fuoco. Mm. Grazie. E, mm, moretti del bang... Le moretti del bangla Le moretti del bang 1,50. Da 66 perfetto, onestissimo. Perfetto, allora ci siamo capiti. Eh, concertone punk hardcore, uh, stai attento a non spaccarti il naso, sai? Stai attento ai mosciatori. Grande, uno di noi, uno di noi, vegista, vegista. Volevo dire. Scusi, ha, ha ragione. Scusi, l'ho letta male. La fotocamera che non collabora. Purtroppo l'autofocus di questa fa schifo. Questa è una gran invece. Vado un attimo a prendere la copertina. La copertina, Erika, ma dai, col gin. Dobbiamo fare fronte allo sponsor, lo sponsor ci ha, ci, ci ha fornito queste birre solo, solo se, appunto, le consumiamo tutte questa sera. Vero? Merda, non ho calcolato il filo, delle... non ho calcolato il filo di cose è andata via. non ho calcolato sono rimasto così ehm... cosa volevo dirvi prossima settimana dobbiamo fare il nuovo cane Adesso dobbiamo fare il nuovo cane su una tipa cosa cosa che cane facciamo ragazzi che ne facciamo? Perfetto. Immagino a Bronte che freddo ci sia. E... Hai provato a vedere uno degli anime che ti... Assolutamente sì, Michael. Mi sono addormentato subito, scusami. E... Ma. Ho iniziato a vedere. Jojo. Una roba del genere? Non lo so. Mi sono addormentato dopo un quarto d'ora. Mi, mi perdonerà. Mi perdonerete, spero. Eh, quando in un periodo di, di più tranquillità magari riuscirò a, a, a conferirgli un po' più di attenzioni però ci ho provato. Io sono. Ho il cuore in pace. Poi andrò avanti, piano piano. Carlino, brava, Sil! Non male. Non male, un cane tutto sfraccicato comunque, no? Un bulldog francese, un bulldog... Magari il bu uh, sai cosa? Il carlino è una... cioè... Um, come occupazione dello spazio. È un po'... ha una forma di contorno un po' di schifo. Pensavo, sempre sul genere, il bulldog francese che ha le orecchie tonde... Che magari riusciamo ad equilibrare un po' più la faccenda. O se no, anche il bulldog inglese. Che ne so, un record. Ciao, ciao, bello il ciao, ciao, bello il ciao, ciao. Il le roba pelosa, non lo so, si può provare. Si può provare, non si sa mai. Un gatto, no, e no, la serie Cani sulle Tibe. Non possiamo. Non possiamo. Non possiamo. Beh, ha suonato. Dottor. Architet. Allora, siamo sul. Per gentile concessione dello sponsor, Robirev. Scusate. La, la marca di queste birre è Giulia. Sono fatte a um, San Pietro al Natisone. Tutte. E prima con Desta ho bevuto quella nera. Adesso sto bevendo la Est. Una Weissen. La prossima sarà... La Nord. Una bionda. Per una Pils. Non lo so. E poi ce n'è. Quella che sicuro da assaggiare. Una ad alta fermentazione eh, con con mosto di ribolla è arrivato è arrivato vedete, vedete solo i pettorali adesso i pettorali il setto <ride> buonasera però. è vista buonasera eh, come stai vista? quanto tempo? alla grande voi Alla grande si stava si stava parlando delle birre che andremo a bere ah, no. grazie e um, il bicchiere per Lorenzo cosa? mi dai quella col mosso dell'uva? il cavatappi? me la apri tu? perfetto e avete visto quanto è bello vista Ronami ciao come stai? Ti ringrazio da morire, rima Tesa. Torno eh, buona continuazione a tutti, rima Tesa. Eh, sapere che ci sei ci riempie mh, il cuore di gioia. Grazie mille degli auguri, rima. Ci, ci vediamo. Ci, ci vediamo presto. Questa. Questa incredibile questa facciamo questa e la, la smettiamo facciamo degustazione degustazione dai. degustation eh, non so se si vede eh, sto bene grazie molto bene ci fa piacere eccoci oh. quanto tempo eh? eh ormai eccoci Aspetta, vado io. Ecco, non spero la figa. <ride> dimmi un po', di sta mm. Come sta la nonna? Tutto? Bene? Alla grande, alla grande. Uh... Sì, sì. sì, le vostre nonne come stanno, mm. Mm. Non mm. primavera. Primavera, spring, fiori, frutta, pompelmo, amarena ciliegio, cose del genere, no? Facciamo vedere. Guarda come cazzo mette a fuoco la, la statecamera di merda, Ribo. Molto alla, alla romana, ci trattiamo molto bene. È proprio desta guarda, guarda, guarda bello, sono io. Mia Bella, e, um, è morta vent'anni fa. Ci dispiace. Ghost, eh. ma il tempo um, passa sì. soprattutto per le nonne, soprattutto per le nonne. Povere nonne, esatto. eh, però eh, il ricordo è sempre una bella cosa alle nonne, alle nonne. per la valle, per, la valle. Va. per i maschi con le palle mm. <ride> per le mucche, nelle sale, si, si è fatta il gintoni per la tua riganza. Hai capito? Ah, Hai capito? Grazie. Con il ghiaccio nuovo ah, ho beh. un nuovo ghiaccio! Eh, che è tristallino. Il, tristallino. Ghiacciozzo, il ghiacciozzo quello più grande che dovrebbe diluire meno il cocktail, no? il blocco più grande di ghiaccio. Sì. In teoria, rimettiamo Li liberato Marisa Weiwei. Quindi, just chatting oggi. Just That's chatting the... al, al sprombattuto. Benone. Quindi, si beve, si caffè. Come stai, Marì? Eh, grazie mille. Sinamou, grazie mille. Eh, Marisa è la prima nostra follower napoletana e eh, mm. un caro saluto soprattutto dalla, dalla toriganza tori esattamente e eh, noi apprezziamo apprezziamo molto apprezziamo molto ehm... torri risponde dopo risponde dopo risposte punto com ehm... risc riscattato l'ho fatto tori vedi hai è riscattato hai riscattato il 50 hai riscattato il cincing in tonica a Leandro? Vedi? vedi? Saluti allo Jusman. Ciao Rosa! Ciao <ride> Lorenzo! Hai visto che mustacchi? E... Caro Wisman, l'ho visto la scorsa settimana. Che lo vedo una sacca. Che bellezza! Che bellezza! Eh? Che hai detto? Basket? Bene? Abbiamo vinto? Quasi? Stiamo per vincere? Perfetto, eh, stasera c'è un incontro di basket. Virtus um, contro eh, vetra, Vetro Frigo? Eh? Peresano, Maldisano. Pesaro. Contro il Pesaro. Vedi? Vedi bene. Qui tutto ok Non so da voi, ma qui fa caldissimo. Pure qua. Mannaggia la miseria! Mi sono già ascoltato. Eh? Sì, e, Domenica scorsa. Alla sua vera. Eh, caldo sono andato in... al mare. In... Sì. Cado... mare si siamo... Sì, Quando sei andato al mare? Domenica. Hai domenica. capito. Bella Beh, godersi la vita. Bravo, Deista. Dove sei stato? Sono andato a Sistiana. A Sistiana oppure? Vuoi assaggiare questa? Che, che sì. è questa? È la Est. Vai, sì. Molto piacidina. 30 gradi oggi pomeriggio e eh, pure qua non scherzava. Beh, buona Più o questa. meno. Aciduzzola. Mm. Io non vedo l'ora di, di, di assaggiare questa. Non vedo l'ora di assaggiare quella penny ciao, che sono Come stai? Ci usiamo tutti, ci tu, usiamo tutto, dai. E ci vuole il cin gin, gin tonic? Ah, leandro viva eh, che fate per il tuo compleanno eh, sabato faccio una, una festicciola mm. privata qua a casa mia Onesto. siete tutti invitati ma ehm... a Toriganza fai cocktail come pietro zambonini ormai anche mm. meglio ha imparato meraviglioso me l'ha fatto bellissimo ci abbiamo tutti ah, sì. ehm, sto per Versarmi del Malteco Desta è lo stripper. Cosa significa? <ride> Malte... Cos'è il Malteco, Badni? Eh, ci laviamo sempre le mani, vero Beh, tu, hai... sì. tu sei molto più, tu ci tieni. Cioè, sei molto più preciso. A livello... Tu ti lavi le mani più spesso di me, di sicuro. Oh no? <ride> Penso di valmi la... le mani nella media. Nella media, ok. Quindi una quando volta quando si esce dopo... dal bagno. Ah, fa... quindi ok sei già over okay. e eh, basta basta <ride> quello no? no. un room. Eh, eh, room in università sì in università sì bene, ovviamente poi col covid po' in bilancio piglio il treno arrivo solo per l'alcol gratis non per gli auguri vieni fra bella risposta mm. vieni vieni eh, un room ed è buono non, non ne so tanto di rum Tu ne sai. Il Malteco lo conosci Malteco? No, non mi dice niente, non ne so abbastanza. Se lo troviamo al supermercato, lo prendiamo una volta, ecco. va bene, perfetto. Eh, grazie, Wisman. Sei, sei un tesoro. E, se vuoi passare sabato, ti, se ti scappa una birra sotto banco se, se, se vuoi fare un salto, volentieri, così come tutta la chat, ma Wisman. Eh. Eh, una persona che si lava adesso eh, faccio la cagaccia nel senso adesso magari tutti arrivano da mm. da Napoli da dalla Toscana dalla Liguria arrivano Perché? tutti qua e mi trovo con 50 diciamo un sarebbe una figata mm, quindi dovremmo prepararci per bene chissà otto ore di treno arrivo bene cosa, cosa vuoi che siano otto ore ci guadagni un diovano letto e 74 birre dato arrivi già ubriaco. Il favore <ride> di treno esatto, poi mh, ti, ti do il bicchiere così in mano e non lo molli finché <ride> non, non vai a dormire, <ride> e mh, ti stendi per terra, uh, 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 uh. Grazie, e, e mh, fra, tu lo conosci fra in chat mm -hmm. e. Il, il, signor, il signor Andre, eh, quello toscano. Ah, eh, ok, eh, 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 Lui e Lorenzo, quello che hai sentito fra e eh, quello che hai sentito su Discord ieri pomeriggio. E' <coughs> un nuovo ospite. Quanto ci metti Sono Saul Goodman, eh... per gli amici. Oh, esatto. Eh, Saul Goodman è il mio, un mio amico, il migliore amico di vecchia data. Mm, Leandro Ricci, grazie. Leandruzzo, per, per la sub, grazie mille. È il terzo mese? È il terzo, grazie, Leandro. E grazie del regalo. E ah, no, Ghost che ha regalato a Leandro, e Ghost che sta regalando un sacco di Ghost Grazie, fenomeno. fenomeno. Mm. Grazie, Ghost. Ehm... Eh, non bisogna ringraziarlo. Se è una persona particolare, non lascia stare. Comunque, Ghost, vediamo. Mh... Sabato, sabato, sabato vedi, di, vedi di vedere e di venire. E, mh, comunque, Michael, di solito in treno 7-7 6 ore? Dipende dai cambi che fai. Fai Genova-Milano, Milano-Venezia, Venezia-Udine. Rimattesa ehm um, ghost sei 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 troppo sei um, e mezza vedi preciso comunque ragazzi io ve l'ho detto se volete poi se mi iscrivete in privato se, se volete se volete indicazioni più precise ma noi siamo qua ehm... vedi fra si sì, è proprio lui e dimmi desta di mm. intanto grazie del, regal... del regalone ma, ma, che mi ha dato di ringraziare sono mai esatto desta live grazie mille e marzia se ci stai guardando e se non ci stai guardando lo stesso però ti siano arrivati i ringraziamenti. Metto, si... Grazie mille. Una, una figata bestiale, Manca ma anche solo pensata. Ma è un bravo architetto di lei. <ride> di... Era un regalo particolare, ecco. Quello esatto, che... esatto. Quando l'ho visto, ho detto: questa è una cosa che o te la regalano o non te la prendi. Allora. Esattamente, esattamente. Un'idea un geniale, un'idea geniale. Mm. Il biscore che ti ha regalato la sub è il signor Ghost ed è proprio un biscore, hai azzeccato la parola, è proprio lo fa, lo fa, ogni tanto lo fa, mi parte il matto e, e va. Grazie Ghost ancora. Ehm... Io ci verrei, ma sto weekend sono occupato. Mannaggia, Fuso. Hai mai visto Udine? Udine è una città incredibile. Sì, è... È un... assomiglia a Venezia, ma non è sul mare abbiamo l'opportunità lo, di avere un uh, dottor eh, architetto quindi Così mi se volete chiedere qualcosa di architettonico eh, chiedeteglielo pure qualche, non so, 110% volete fare le cose? no, <ride> no, 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 no povero Desta eh, ma sì, perché no? Marisa è, è un posso dirlo? certo è, mh, Marisa, il signor, signor Desta e il suo fratello e la sua mh, ragazza mi hanno regalato un uh, è un è un marchingegno che serve agli orologi a carica automatica di rimanere eh, mossi anche eh, durante il non utilizzo. Quindi è un, un uh, è una scatola fatta apposta nella quale tu imponi l'orologio all'interno e quindi se, se non lo metti per 3 4 giorni e quindi si fermerebbe visto che è a carica automatica rimane rimane così perché lo muove 6 7 8 minuti ogni 50 ogni 45 50 minuti ed è un oggetto poi ovviamente non è solo la funzionalità ma anche l'estetica meravigliosa è Io fondamentale grazie da fondamentale un oggetto elegante un design pulito e via elegante tutto e more, no? come diceva il nostro collega Miss Vanderò il tuo collega scusa sì. non mio collega di tutti <ride> diceva che assomigliamo a Molise. chi è che assomigliamo a chi è che assomigliamo a Molise? è che a Molise. Solo Roma e Firenze chi non è stato a Roma. Pieno ci ha capito una, schiega, una sega. Me lo spieghi di nuovo? Cosa? C'è un sacco di... Ah ok. Forse eh, il funzionamento del... È una scatola dove dentro ci posizioni l'orologio e questo orologio gira in senso orario, antiorario, in senso alternato per tre minuti ogni ora e questa cosa permette all'orologio di rimanere in carica e di conseguenza... Eh, quando lo, lo vai a riprendere, non devi stargli a risistemare l'ora e la data, ma lo trovi già pronto lo prendi, lo metti. E ma esce. perché anche fa bene al movimento, restare sempre in movimento? Sì, esatto. Eh, la carica a posto, comunque, Marisa. Non posso dire l'orologio, non posso dire niente, se no non lo so. Meglio, meglio, è un'eredità importante. È un'eredità importante. È un, importante, è un, un oggetto con, con un pezzo di cuore dentro. Un regalo da signori. Belletto. Un regalo da signore fatto da signori. Un, un gran regalo, un gran regalo per io signori. Mi... Io, tu hai un talento e anche a Toriganda, voi due avete un gran talento nel fare i regali. Secondo me, io, io, io sono un povero sfigato. Io ci provo ogni anno, ogni Natale, ogni compleanno a pensare e le cose eccetera eccetera ma non mi viene mai azzicato voi siete proprio voi avete un talento non è che gli azzecco allora, sempre no. eh ragazzi eh ci sono delle volte azzecco proprio io penso proprio, proprio di altre di... dove licano ah, in bomba cioè, sì. si sbaglia ma molto spesso con la re, con la fidanzata si sbaglia eh, sbagli. quello, eh è, quello è, è... un classico <ride> ma Lorenzo ma non lo sai questo <ride> <ride> quello poi fiora ehm <ride> <ride> um... No, Kuto Citizen no, stasera domani si va a lavorare eh? comunque. Eh, quindi un po' 8. di festa. Sabato sì. No, non sabato neanche. Siamo comunque, abbiamo 27, oh, 27 anni, quindi un po' di consciousness eh, esatto, bere, Il limite. No. Vero, il pensiero è l'importante. Eh, ho lo stesso talento di erika avere perennemente sonno o oh, freddo fra eh, eh, purtroppo una volta ho regalato una fetta di crostata alla fragola alla mia collega peccato che fosse erika <ride> non, no. non li so fare sono pure sfigato l'importante è che tu non l'abbia mattata rima te sì, esatto. Cioè, che è non ricordate che aveva già una, una esatto, shock anafilattico da, da una rana, esatto. esatto. No, è, come si chiama? Giabba povera collega. Un saluto alla collega di Rimatesa, rimettiti presto. Che eh, okay, magari adesso con il respiratore, Sai, Poveraccia, mamma mia, brutta vita. Buonasera, ehm... io mi sento ubriaco. Cosa hai bevuto? No, eri con la pizza e la Coca-Cola. Che, che ubriaco sei io sono freddoloso eh. fra quello è una sfiga evviva evviva non l'ha mangiato perfetto meno male aspetta adesso dobbiamo fare un trick eh? adesso... aspetta dobbiamo fare un piccolo trick anche se l'annuncio e non... non è la stessa cosa ma aspetta eh? Pensi. capito vuoi venire qua Switching cambiamo il quadratura facciamo ecco. vedere allora dalla plebe ubriaco allora, <ride> ehm, ubriacolo si può essere de, di tante cose d'amore di gelosia di rabbia di qualunque sì, cosa senti, Oddio, il filosofo <ride> oh, <non è. ride> ma non troppi mm. libri qua eh. troppi libri ci ha consigliato un sacco di libri fra sì, Ehm... tutti dei bestseller molto molto carini purtroppo vedremo, vedremo. E... c'è Musi di paid <ride> niente ehm... <ride> comunque ehm... cosa ne dite cosa ne dite siamo siamo siamo, siamo belli alla vista secondo me no? siamo belli da vedere alla fine eh? dovrebbe vedere anche. <ride> Dovrebbe venire anche a Toriganza. Secondo me, a Toriganza stava per venire stasera. Stava, stavo per convincerla a venire. E invece. Ma... oh Non ho visto il, il Mocassino. Oggi è serata top. <ride> e allora. <ride> si... Top. si è messo il Mocassino, che sono. questo. sono le sono, perché... sono ciabatte. Sono ciabatte, ma. Però ci sono uscito lo stesso. Bellissimo. Sono una spaccone. Bellissimo. Oh, regali. Regali, eh? meravigliosi posso toccarli? certo mia. Li, li facciamo Madonna. vedere al pubblico? non lo so come, come riesci se, se vediamo come reagisce il pubblico <ride> ha una calzatura magari 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 il magari 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 la pantofola del destra eh, come si tratta di tamarra io. ma puoi dire anche di più di tamarra sai Quello billionaire <ride> io vorrei dire billionaire io vorrei... briatore ti fa ti fa ti illustra le scarpe eh... già sei un bel lungherino No, per quello bisogna arrivare ancora, ancora un paio di piedi, eh, eh. cioè, pienino... non è che siamo due, due novellini. Ecco. Anzi, anzi. E quindi così, ma è il filtro bellezza per caso? No, eh, questa è, secondo me è proprio la camera che fa un mm. effetto strano. È la che fa effetto. Mi, mi appiattisce la face. Sembra il filtro bellezza. È, sì. strano. Ma io non ho fatto niente? Eh? No, 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 noi ci fidiamo. Rimatesa, cincina la tua. Mm. Rimatesa, come vanno i tuoi affari? Aiutiamola a finire la pena. Adesso devo assaggiare questa io, eh? Mettiamo. Vida mm. qualcuno visuale da qualcuno visuale sei fregno ugualmente uguale non capisco quello che hai scritto da qualunque visuale penso sia il correttore che beh, gli ha... gli ha leandro alla tua va, bene. alla tua salutaci milano i miei affari vanno bene sono vicina alla pazzia bene, molto bene la pazzia fa bene la pazzia fa bene soprattutto se ce n'è troppo se c'è troppo lavoro mm -hmm. se in quel rush è giusto mi è normale coso buonasera come stai? Mm... E... e parlavamo anche di Elder Ring prima Desta mm. Life ci hai recuperato mi dicevi mm. dov'è Desta Life? Eh, vicino, vicino. Deve fare la parte della mappa del montacarichi di roll. Attenzione. La mappa quella invernale di là. Col medaglione segreto, che non ha ancora trovato. Attenzione. Eh. E dove si trovava? Ah, guarda, non lo so. In una ricordo, scatola non... da qualche parte, sicuro. Eh, ho sempre sognato di dirlo così... Eh... ciao coso la pazzia è... hai sempre sognato di dirlo ehm... la pazzia è una qualità oddio mm. dipende che tipo di pazzia ma è meraviglioso è meravigliosa sta birra di ti piace è fruttivendola come si può dire sabitore di te campo te. sento della pesca sento del Cestina. mandarino sento del... adesso... Eh... Bucce di banana? La bava, la bava, sento delle cose incredibili, non riesco a descriverle neanche. Molto buona, molto buona. Mm -mm. Non penso la troverete da voi, però ribò, con, con la cosa di ribolla. Degustatori di altri di alti livelli, di altri livelli, assolutamente, Erika. Ma qua ho imparato palato fine. Eh? Sì, beh, ormai alle 9 a birra non, non manchiamo un colpo. Fra e ehm, questo qua. Metti a fuoco. Grazie. Tribò Giulia. Prima abbiamo bevuto questa. E prima ancora, no, dopo verremo questa. Eh, già, eh. Non, è, non è una sponsor non, non è questa no, live esatto. non è sponsorizzata dalla, dalla signorina Giulia non da niente anzi proprio. anzi anzi eh, ci teniamo a dirlo anche perché gli, sponsor, del... gli unici col... sponsor sono i nostri portafogli esattamente no lo sponsor vero è Roby Rev perché queste birre ce le ha, ha gentilmente ah, okay. Vedi, lo sponsor c'è fra e comunque ti consiglio la, la ribo. Quella con uh, a lunga fermentazione con, con uh, mosto di, di ribolla gialla. Particolare, meravigliosa. Oddio, magari... So. Beh, ci assomiglia alla Ofelia della foglie d'erba, berificio mm. foglie d'erba. Che è sempre... Non me la ricordo del, lunga, delle, delle montagne. Hai quel berificio che mi dicevi tu? Che è un bircificio, un pezzo di Sauris, okay. una roba del genere. Anche Sauris fanno dei buonissimi birri Porca miseria! Davvero? Eh, il portafogli è sempre un ottimo sponsor. Eh, insomma. Peccato che si sgonfia molto. Quando riesce a stare al passo, si. Sì, no, eh. eh, quando gli spariamo i fuochi, i, i mortaretti, li spa, spariamo. Li ho presi, li ho ordinati, gli arrivano sabato ho già avvisato i vicini di non spaventarsi che se no parte quella sirena e cose quarta lattina di cola bevuta e muoio ma la caffeina non ha mai ammazzato nessuno ma gli zuccheri che ci sono dentro porca miseria guardati super size me così capisci quanto zucchero c'è dentro la coca cola e quanto fa male il McDonald's almeno quanto faceva male il McDonald's americano non penso che lo faccia ancora, ancora oggi decisamente. Però insomma, è migliorato. Così come parlavamo di, di, di addiction ai social, mm -hmm. io la correlo molto il cibo spazzatura a questo tipo di dipendenze. Cioè, il pensare di non avere tempo per cucinare e per dedicare attenzione al cibo, lo, lo, lo equiparo alle perdite di tempo dovute a dover stare appresso alle serie televisive oppure le cose così io faccio questo, questo salto qua Beh. noi siamo fortunati in italia siamo molto fortunati sì abbiamo una cultura del cibo che ci viene a per terra parlavo anche solo con le, le ospiti ucraine che, che avevamo che non avevamo noi ma che, che, che siamo, con le quali siamo venuti co a conoscenza e si annoiavano a parlare di cibo ma quando mm. mai, no, come, ti, come fai ad annoiarti a parlare di cibo? Il cibo è, è non è, è sentito come da noi esatto. non, è, non è parte della cioè secondo me la vedono più come sostentamento più che come cultura del mangiare certo. bene no? certo cioè, quelli si fanno la zuppa di cipolle rosse, patate. E, era e... barbaro e poi ci dissociamo da ogni razzismo culinario che. Poi... Per l'amor di Dio sarà però... anche buonissima, eh. certo, fatto. però, cazzo, mangiatela tutti i giorni. Insomma. La dieta mediterranea. Diciamo che la dieta mediterranea, mediterranea siamo fortunati mm. a, a, poterla, eh, a, a poterla affordare a livello eh, di portafoglio, perché qua appunto una un piatto di pasta con un po' di pomodoro e un, un po' di olio buono ce lo possiamo fare tutti quanti e ci costa poco da qualche altra parte non hanno la cultura non hanno la possibilità di importare ehm... tutto eh, sì. è un, casino, un bel casino che c'è la chat qua scuso stavate oh. una bella foto di gruppo scordatelo le foto fanno schifo no 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 io, io odio fare le foto di gruppo Odio, oh, sì. magari. Eh, Fuso, ti faccio qualche foto di scamuffo. Te le mando in DM su Instagram. Faccio le foto eh, a tutti gli ospiti mentre non si accorgono. Ok? Mi ricordano le foto di, di gruppo della squadra di calcio: esatto. Sai, tutti, esatto amici. Io. <ride> eh, mm. Voi che fantasma avete che vi tormenta? Io. Personalmente, non ho fantasmi. Mm. A Toriganza. parole forti, eh. <ride> a Toriganza eh, ha scoperto di averne uno anche in questa casa. perché dovete sapere che ehm, a Toriganza, un paio di notti, si è svegliata con un, una figura di un anziano sì. che la guardava dalla, dalla, dalla porta. Dall'androne della camera. Che bello. E, e cosa diceva? E, sembra uguale. È tutto uguale a come me lo ricordavo. E poi abbiamo scoperto che il padre della nostra dirimpettaia è morto nel sottotetto nostro. Brividi! Brividi davvero! E quindi probabilmente il fantasma di, del signor. Quindi io non serve non... averne uno proprio, basta che ci sia eh... anche qualcosa, un altro fantasma. Ma tu come fantasma cosa intendi? Un, un, una, cioè un, un pensiero ricorrente oppure un fantasma fantasma con, con gli occhi, il lenzuolo, le cose? Basta essere chiari, eh? Noi, io sono pronto a risponderti. Anzi sto vecchietto eh. Poi sì. dire. Non dirlo la Torigant. Cazzo. Se mi sveglio io con una roba del genere. Che poi, appunto, abbiamo chiuso con la. Abbiamo dormito con la porta chiusa nella camera per un mese. Più o meno. Sì. Lei ha visto sto vecchio dalla, dalla, dalla porta. Si è alzata, ha chiuso la porta ed è tornato a dormire. Sangue freddo, ragazzi. Eh. Magari Sangue. io. Se vedessi un vecchio alla porta, io cazzo, cazzo, dopo vado, cazzo. vado fuori, <ride> vado, vado altro che. Eh, io tengo un, un uomo praticamente pelato con gli occhi scavati, fissi. Me lo vedo sempre troppo in manga, secondo me. Non finisco neanche di No, scherzo. <ride> scherzo, Michael. Eh, di fronte alla porta ora tengo sempre eh, la tengo sempre chiusa. Ma a volte la notte mi sveglio e la trovo. Mm. Aronami. comunque eh, mi fermo perché pelato la corte costituzionale ha detto che è molestia sessuale sì no pelato esadic no non è come era? Pelazio. forse non è molestia sessuale comunque sì no molestia sessuale perché il riferimento era la galera noi no, ci dissociamo dai pelati Dai, pelati. Eh, da, ah, dai da, problemi di calvizie Dai problemi di calvizie Anzi Prima o poi succede a tutti questa esatto. live Life Ci dispiace tanto Siete avvisati Sei coraggioso di questa Life No ci vuole coraggio Ci vuole coraggio E anzi Secondo me questa live sta molto Sta molto bene sì. sta, Ma... molto meglio, sta molto meglio bene Secondo sì, me bene. È una questione un di avviso È un gran figlio di Star Life. Altro che Mm. ovviamente anche il destra il destra non lo dico io eh, a Torriganza un parere femminile? un parere femminile? sono fighi? ma non fascino anche loro Vin Diesel i soliti eh... e ne è pieno faccio Stappo e Stappi faccio stappo. Dottore, dottore Stappi non sappiamo eh. Eh. Mm, non so perché ghost uh, sessuale ma uh, a quanto pare è così la triganda cicina la tua così finisco questa sono proprio avanti vedi c'è anche chi, chi, chi la pensa come Erika che dice la eh, roba ah, è Erika ha una no, proprio una, una... ricaricciatore ecco eh, ne è un'altra attenzione è arrivata Lady e di Sanza, Stas Lady Sansa. buonasera, benvenuta in chat. Innanzitutto, eh, questa live non è rappresentativa del canale perché è il mio compleanno. Di solito, disegniamo esatto. Se, eh, se è capitata qui per sbaglio, mi dispiace, stasera va così. Ma ma benvenuta lo stesso. È un piacere avere una mm, Abbiamo l'ospite stasera, il signor Dessa, che è un ospite, ospite di, di un certo livello. Eh, Patri Patrick, buonasera, grazie mille Patrick. Mi verso questa birra e poi vedo tutto Questa è... No, bionda. Non <ride> <ride> dobbiamo essere raffinati. Mm. Patrick, tanti auguri Pietro, le distanza. Grazie, la conosco? Ti sì, conosco? Sì, sì, sì. Manteniamo il segreto. Ho capito tutto. Signorina Lady Salsa, io la ringrazio. Ci vediamo sabato, ok? Mi raccomando, grazie mille, un bacione pure a te. Un e, Grazie. E, Questa cosa ne dici? Questa secondo me si mette in mezzo alle due. Perché mh, ricorda il sapore di un'ambrata all'inizio, però è una bionda. Non la capisco. E, mh, come si può dire? Una birra? Eh no, adesso oh, iniziamo. No, non possiamo mettere in mezzo i razzismi che. No, eh. Paragoni no. Mh, mh, non si possono fare magari veniamo fraintesi eh esatto anzi B direi eh, che è una birra bastarda una birra bastarda una birra bastarda tra tra Proprio tra tra termine da tra 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 anni per pietro mi piacerebbe. Eh. Magari diciamo, ehm, magari diciamo, ehm, stronzano. Eh? Puoi dirlo, De, povere birre. Sì. Non, non era un insulto per le birre, eh? no? No, noi... grazie a tutti i birri piccini mondo che ci tengono. Michael, che, che messaggio importante quando per esempio se ci sono i parenti a casa io devo dormire nel letto di mia sorella troppo no, 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 non ci siamo oh, Michael troppo lunga la faccenda no, non ci sto eh... Mario mi no, sento me. totalmente da me di italiano eh, vedi il, la frase finale ha riassunto tutto devi, devi dargli di meno con l'italiano <ride> meno italiano più no niente. Eh, io prima vedevo sempre una ragazzina i capelli corti l'ho sognata tipo per un anno poi ho sognato che lei andava via in treno e non l'ho più né vista né sognata vedi ti sei continuato la tua storia interiore uh gumbo benvenuto gumbo benvenuto in chat uh, è un piacere averti qui Tengo a riprecisare che questa live non è rappresentativa del canale, è uno speciale compleanno. Stiamo cazzeggiando. Di solito disegniamo quando riusciamo. Esatto. Lunedì e giovedì. Di solito disegno. E il nostro caro amico Desta è venuto per il gentile. Sì, sono qua a della... Forfan. Della Smart. Ehm... In... Eh... Molto bene. Quanti siamo? Quanti sono in, in salotto 1? Oddio, c'è Rosa Balistrieri sotto. La sento dalle, dalle cuffie. Povera Rosa. Mettiamo... Se ne va, Sil? Eh, Sil se ne va. Sil, buonanotte. Sil è una ragazza di Città di Castello, cara come... Una, una ragazza carissima Salutiamola Ti allora. saluta anche a te la Sil Silgust Ti saluta Ti saluta Toriganda Ehm Bene Mai di gatto se non c'è nel sacco Uh è così ragazzi Silgust Buonanotte Grazie di essere passata, sai? Sei, sei un amore come sempre. Sei un tesoro. Fattori Ganza, grazie. Come se non bastasse. Anche Silbus. Esatto, esatto. Volevo vedere i gradi di questa. Sei e mezzo. Quella Quindi, della ribolla. Ma io mi chiedo che cosa fa la chat nella loro vita? Cosa studiate? Cosa. Di cosa vi occupate? Io, tu, io cioè. so tutto di tutti, mm. so tutto di tutti. Ecco. Allora, dimmi se, ditemi se sbaglio. È Erika studia nel liceo scientifico. Ok, Leandro Informatica. Attenzione. Informatico. Ghost non lo so. Attenzione, il già uno è fuori. Rimatesa è una disegnatrice molto brava. Eh, eh, da Nick è del 91 Quindi Ghost Bastard dice dovete indovinare Secondo me tu fai La legge di Tanziana <ride> Secondo me fai il becchino Ghost No No È un lui o un le... una lei? Ghost è un, è un lui È un lui, ok Vero? Sì, sì. Per forza eh, Michael è, al, è alle medie ancora. Ok, allora, quindi non sappiamo, è, uno, sappiamo è, è un passo che dobbiamo fare. tutti È una, è una rottura di cazzo. Le medie le di Salsa, cosa farà mai? Lady Salsa? Eh, Secondo non... me, Lady Salsa ha un'attività impropria: eh. ehm, tolettatura cani, tolettatura cani, però mi pare sia allergica. Ah, merda, like eh, me. allora. Um... Secondo me pettina i gatti. Perfetto. Eh, sì, forse. In che senso? Che, che... Eh, fra invece studi. Cosa studi fra? Tu. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Comunque al liceo sta per finire anche fra. Ok. Meno male. sale ah, salsi. <ride> <Le salse. ride> e Fuso Cis? Cheese... Invece secondo me mh, Fuso Cis invece non fa niente, ma si diverte un casino. Eh, Lui ha capito tutto. Secondo me Fuso Cis ha capito tutto e si diverte un casino. Scienze Go... umane, ma ce l'ha detto l'altro giorno, non, non, mi, mi ero anche sì, dimenticata. Sì, sì. È vero. Ehm, mh, mh, mh. Hai ragione. Il tuo destino è diventare un eremita, Fra. Uno scrittore eremita, come Leandro. Leandro invece no, studia informatica, lo sappiamo. Ma ormai so tutto di tutti, non, potete, non, non avete segreti per me. A parte ghost, ghost. Rimattese ricercatrice. Attenzione: esatto, dura la vita del ricercatore. Beh, però non è in Italia, vero rimattese Non sei in Italia, se non mi ricordo male. In studio fisica, peccata alla religione, ovvero lancio le Madonne e. Cazzo... <ride> <Non mi sento. ride> <ride> Perché ne meriter vedresti una fila di bestemmie come, come noi le sappiamo fare, però solo in Friuli esatto? Ma Twitch ci tiene così, e quindi <ride> io le sto pensando, eh. <ride> grande Leandro. Il, il rimbalzo come il suono: rimbalza sulle pareti di Madonna rimbalza... <ride> tipa, tipa. E... a schiaffi. Fanno fra e scrittore. Io so scrittore. Per ora, poi inizierai a fare l'imbianchino. Prima o poi, fra. ti capita. E Marisa, e tu cosa fai, Marie? 95, quindi hai la mia età. Cosa fai? Sei ancora all'università? Oppure lavori? Ecco, mi ricordavo bene. Rimane. Medio commercialista, Attenzione, i primi. Le prime supposizioni mm. e se fosse un assicuratore, mm? un di quelli che ti butta le parcelle. Bastarde, la polizza cristalli, lo specchietto, Carcane. animali, animali selvatici, parabufoli, um, che, che vuole fare, ingegneria biomedica, ingegneria. mi ricordavo. Interessante ingegneria biomedica. Ho visto che adesso ci sono delle nuove <ride> tecnologie per... La Toriganza è ballerina. Ah, io voglio fare il ballerina. Eh, <ride> billy ballo. <ride> no, è proprio ballerina di professioni. E quello che scrive in chat di solito è Ah, è verità. Toriganza ha una professione segreta. Esatto. Segretissima. Ehm, ma quindi in, in, nel succo della, della faccenda, di cosa ti occupi? cioè biomedicalmente, cioè materiali compatibili con il cioè quindi protesi, cioè, eh, a livello di protesi chirurgiche cose così, oppure cazzo ne so. Tu <ride> oh, abbiamo una chat bellissima. Sì, sì, dai. Abbiamo una chat meravigliosa. Dategli forte ancora un po'. Esattamente. E, sì. Scusate, ogni eh... taglio, bisogna tenere viva la faccenda, esotic eh... fruit manner. <ride> ovvero vende cocco in <ride> <ride> <Coco>. <ride> no povero povero ghost, ecco facciamo un sondaggio in chat, nella Come... vostra spiaggia il venditore del cocco che frase urla? Cocco. Vediamo quali sono le Coco bello, cocco. Quali sono le varianti? Cocco fresco, cocco di mamma. Eh, A Lignano faceva anche così. Sì, poi esatto, dipende, cocco di fresco, cocco di mamma. Cocco. Uh, uh, uh. Se no io mi ricordo che nelle marche era cocco alle cocco, alle alle. Telefonara così. Sì. Ognuno ha le sue... Cocco bello! Cocco fresco! Bravo, coco fresco. Coco fresco! Eh, ok, quali sono i maschi? Cocco di chat! Cocco di cha. chat! Cocco di chi? Cocco di chat! Cocco de guà! Eh, tu che sei giapponese, Michael! Cocco de wa, cosa vuol dire? Rohoro! Ho avuto, ho avuto smedi con col raffreddamento... all in one del processore! Ma dai! Sì. Con quel bestione lì! Contatti di me. scusate, sono eh, 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 mille campi di applicazione, protesi, apparecchiature medicali, app e sistemi informativi sanitari, eccetera. Ok. Adesso i chirurghi gestiscono tipo un joystick e c'è un robot che fa l'intervento a precisione millimetrica, quindi non c'è più il tremolio della mano. E lui sta lì tranquillo col suo visore, c'è la telecamerina, tutte cose, il paziente è aperto come una bistecca. Mm -hmm. E non solo, il mio mestiere eh, è molto inerente a, a quello che fa la signora Marisa. Eh sì. Perché io uso mate materiali ovviamente biocompatibili con, con, con l'ambiente orale. Altrimenti vengono... Quindi vedi Marisa. Mm -mm. Vedi Marisa e il trattamento superficiale degli impianti eh, degli impianti ossei degli impianti degli impianti dentali diciamo in titanio. Dici qualcosa in più, se ne sai. Faccio. dici qualcosa eh, che c'entra con la salute. Perfetto. Fighe tatuaggi. Eh, gumbo, grazie anche non lo so, anche tu ce le avrai? Non lo so. Anche tu hai comunque Bum e è così quindi abbiamo finito anche questa ma pensate e vediamo quali sono le aspettative di vita della nostra chat dove volete arrivare nella vita volete fare gli artisti volete fare i dottori <ride> e... ma quella è la pipa è proprio lei il gumbo io sono specializzata nell'elaborazione segnale che nei materiali okay. ok ma tu Lorenzo invece in cosa sono dottor Lorenzo cosa in cosa ti vorresti specializzare e in cosa ti stai specializzando allora sono specializzato non per scelta, ma per caso uh -huh. in accessibilità urbana. Quindi tutto quello che, che consiste nelle barriere architettoniche. Quindi l'accessibilità degli spazi esterni e interni per persone disabili, qualsiasi dis disabilità essa sia, quindi cognitive, motorie, sensoriali. Fa pure il figurone che fai. Fai pure il figurone che, che sei. Il... <ride> Eppure eh, eh, ci sono entrato per caso. Eh, sappiate. No? Beh, Con, attraverso l'università c'era un progetto. Io ho partecipato e da lì sono andato avanti. Mi, mi, quando ne parliamo è un punto di vista molto che ne, eh, al quale nessuno eh, nel quale mai nessuno è mai entrato È un mondo a parte, mai nessuno guarda la città con gli occhi di un disabile esatto o con gli occhi di, di... esatto di... Do dove un, un gradino di un centimetro e mezzo può essere un, invalicabile. esatto pensate e quindi c'è tutto un ragionamento su, su come rimediare a questi errori pensate mm -hmm. pensate eh, una bella specializzazione importante lorenzo Beh, eh... vista l'età che avanza sempre di più <ride> è, è... Direi strategico. <ride> prima o <ride> poi tutti invecchiamo, no? Esatto, esatto. prima o poi il deambulatore lo, lo usiamo tutti. Mm -hmm. Coccorea, cosa vuol dire Fuscis? Coccorea? Eh, prima con quella che ci verrà domani, no? C'è no. una canzone bellissima sulla diarrea in inglese. Mm -hmm. Diaria portami via diaria diaria qualcosa del la, genere la, non la devo, so, la devo... life La conosce. Life. Se ci segue, che, che mandi il link, per favore. Eh, con Gonorrea, anche con <ride> Che belle parole <ride> esattamente. <coughs> Sapete che Gonorrea è un insulto in Sud America. È un insulto, Marco hai presente? Ah. Eh, ci diceva che è un insulto. Cioè, eh, è tipo un, ins non un insulto, ma è tipo maledetto. Ok, è un modo per dare fastidio. Esatto. Per insultare qualcuno solo in Colombia. Ah, ok. Grazie a Toriganza mm. eh, Non in generale, ok, ci dissociamo da solo in Colombia. No, Marco no. Marco in non nessuno, qua nessuno la ancora. Per fortuna. Eh, Potremmo anche averla, ma non ci sarebbe nessun mm. problema. Eh. C'è cioè. chi ha ah, di peggio, insomma. C'è, chi eh, non lo so, eh. comunque, a me basterebbe eh, vivere una vita serena. Ora sto finendo la quinta superiore in un istituto tecnico. E credo di mh, voler continuare gli studi in questo campo, ma non mm. sono sicuro, e questa insicurezza manda un po' in confusione. Beh, È, una come... pensa, sì. È una grande scienza. È una grande responsabilità che. Mh, che mh, che hai nei tuoi confronti, no? Beh, quello della scelta del, dello studio universitario. Come tutto l'universitario ti posso dire che oltre all'università ci sono i corsi specializzanti, mm -hmm. sono tipo due anni invece che tre, okay. è tipo una laurea brevissima che ti danno mm -hmm. titoli abilitanti, quindi se tu sei istituto tecnico eh, uscirai come perito, no? come... come esci. Mostra Gelsomina, chi l'ha riscattato? A Toriganza, si patta tu. Allora, mh, Lorenzo, Lorenzo caro, posso lasciarti un secondo certo. e andare a fare la pisciatina? Allora, vediamo un po' di capire. Perito Meccatronico, ecco. Oh, meccatronico. Eh, vedi, ci sono anche un, i corsi. C'è anche un festival, anche un festival eh, a Torino meccatronico. Eh, Fanno eh, tutti dalle danze. Dai, è forte. Che ballano di tecno e roba arrivo ragazzi co... co corea frase detta e richiesta dalla traduzione signor senpai qua siamo tecnicismi che però fregano cioè in giapponese esci Gelsomina beh vorresti eh solo per eh... solo a capodanno esce Gelsomina Renzo Dance eh quella, quella in privé è solo per i pochi, anzi, le poche. J'adore Dior, secco. Però basta con queste frecciatine, di salsa. Che insomma, abbiamo capito. <ride> dai, dai, ragazzi e ragazze, sparate un po' di domande. Se no qua cosa devo dire? Io so disegnare non come Pietro, eh, quindi se mi chiedete di disegnare solo linee dritte. Chi vi ha già affrontato una situazione? Il senso della vita è un cerchio. È la risposta è che è un cerchio. Quante stelle ci sono nell'universo? Eh, sono tante. Il senso della vita ho già risposto. È un cerchio. La capitale del Congo? Non la so. <ride> Fumo erba. Erba. Dai, avanti. Però quella da tagliare del prato, eh. Non, non altre erbe. Io faccio il giardiniere porfanti. Por, por, por non mi avete trattato male, Lorenzo? Vero? No, gli ho chiesto quali sono okay. di farmi domande. Mi hanno chiesto il senso della vita, okay. la capitale del Congo, sì. okay. pensieri sui gatti. Mm. Eh, questa che è una cosa? domanda che mi mette all'angolo. Eh. <ride> mm. Sono carini, ma non fanno per me. Questa è la mia risposta. Eh, ma quella di ne, go, <ride> ghost, yeah. non, farmi, non farci dire stupidaggi. Eh, Deus che 2. Cosa ne due. pensi della vecchia politica cinese del figlio unico che è una risposta alla sovrappopolazione ma è una violazione dei diritti della persona? Ma io guardavo un documentario sulla faccenda. Mm. In, in, che la faccenda non è finita neanche da poco che mm. ci sono un sacco di persone ignote in giro cazzo, sì. madri, eh, dottoresse eh, del regime mm -hmm. che mh, si rifiutavano di fare aborti con le cose, tutto un casino una, una merda, in... una merda, in... una merda in... è sempre Il le... ci scrive o culo? Dete. Mm, sì. Culo. <ride> Marx o Lenin? Eh. Mm, Io ma... di Lenin ne so poco, di Marx qualcosa di più, quindi dico Marx, ma potrei sbagliarmi. One il Nation, eh, esatto, Deus Cael. L'hai visto anche te? È molto interessante, molto interessante. È un documentario sul... Su, su, sta facendo avanti. C'era sta dottoressa vecchissima, cioè anziana, che al periodo quando faceva delle cose mm. faceva un sacco di aborti anche a, 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 a feti molto cresciuti, eccetera, eccetera. Mm, e, no, oppure si, ri si rifiutava di farli per. E, vabbè, comunque, e, parliamo di figa. Si può. Parliamo di cose più. più perché no? Più celestiali, che... arcobaleni, di cose. D'està, ti chiedo una sigaretta. Attenzione, io non mi sento responsabile <ride> di questa azione. Eh. No, perché ho finito la batteria. Ho finito la batteria. Fanno non schifo, eh? Non ti preoccupare. Fanno male anche. Mi vedrete fumare per la prima volta. Gelato nel culo o culo nel gelato? <ride> gelato nel culo. Che domani che freschezza. Che, che chat divertentissima. Come vaginareste un idromoscerino longobardo? Che domanda è? Ecco. Grazie mille. Grazie. E... Okay. <ride> Come vuoi? Blanco o orcomi? Blanco. Dura scelta, chi è Arcomi? Mm, no, Arcomi proprio mi sta sul cazzo. Non lo so, botto. So Ma fumati una canna. Le sigarette fanno male. Tante cose fanno male nella vita. Like, <ride> per Dessa sì. Io ormai non, non uso frutto più. Mostro o caparezza? Caparezza, caparezza anch'io ercomi eh, senza maglietta? L'ultimo. Ah, ok, quello quello che si è tolto Cioè quello col fisicone, Arcomi, quello di San Francisco. Non, sa, non sai, non sai. Preferireste essere amico di Merenda del Pacciani? O oh. avere uno bianca, o avere, o avere uno bianca. Praticamente Pacciani è il mostro di Firenze. Mm e la banda della Uno Bianca è un'altra ah. storia Comunque... di, di Firenze mostro di Firenze tutta la vita anche solo per sentire i componimenti poetici fantastici mm. hai presente? se sì, il mondo ci può si volesse essere più ah, bene quello che è sì, no. sì, sì. Okay. mostro okay. di Firenze essere amico di merende del Pacciani o avere un ah l'ho riletto la merda Uh, Silemono, bon, <ride> birra o vino? Dipende. dipende. Dipende dalla serata e dipende dalla cena. Cioè, se sei a cena e, e c'è una carta dei vini mm. eh, succulenta, però tendenzialmente birra. Perché... Sì, in serata birra. Sì, tendenzialmente birra. Vino così per bere vino? No, vino durante i pasti. Giappone o Corea del Sud? Questa è una domanda interessante. La Corea del Sud è più accessibile? E... Il Giappone ci hanno fatto tutti e due palle così, con i... Senza offesa, eh, Michael. Ma appunto il Giappone è ultra. cioè è, è troppo usannato. Sì. Adesso sì, adesso, sì. da questa parte del. De... cioè non so, non so voi. Ma io ho due palle così di sto Giappone cioè, del, del cioè, Giappone. Si parla solo delle cose belle, ma in realtà ci sono cose tanti... atroci anche lì, soprattutto dal punto di vista sociale, sociale assolutamente esatto, cioè, lì la gente fa una vita che qua è incompatibile. C'è cioè, una visione del lavoro che boh. ma... si salvi, chi può assolutamente. Ma poi tante, tante fette di società. Immarginate eh... proprio, e proprio mm -hmm. hanno tante piaghe sociali. Eh... vabbè Ma comunque, non siamo esperti e non eh, abbiamo se... una ci Beh, Assolutamente eh, il Giappone. Sarebbe bello andarci, non ci sono mai andato, sì. sarebbe... sarebbe una piegata. Immagino, eh... diciamo che come cultura. Il Giappone lo preferirei perché è una cultura più radicata nel tempo. Sapete, cosa... sai cosa Però... mi piace del Giappone? L'artigianato. Quelle, eh, le, esatto. le, la ricerca della, della perfezione il fascino che hanno gli artigiani giapponesi nel fare quelle, quelle cose così a, a me tipo i video su youtube dell'artigiano che fa sì, i canzetti l'ombrello, no, no, la tenda la penna e la spada esatto e i carti, eh. i e fanno tutto benissimo il bonsai e tutte cose no? Mm -hmm. tra l'altro sto per far diventare bonsai la quercia mm. Ho, ho intenzione di, di, di iniziare un bonsai Da un... Siete religiosi? No Tu, Desta? No Di base no Io non sono neanche battezzato Cioè di base sono cristiano ma... Battezzato E tutto Credimato Pedigree da cristiano ce l'ho Però non pratico non... non è un mio credo a me del Giappone piace la passione per il cibo, disegnano sempre cibo delizioso negli anni Sì, ma appunto è una realtà descritta, no? È una realtà descritta. Stereotipata. Michael, tu che ne? Cioè, non so, magari ci sono tanti appassionati di manga, di anime in questa città. Come è possibile? Come la società strutturata dal ma appunto la descrizione di, di, una, di una popolazione non è non è la popolazione, non è non è viverci dentro assolutamente, non è vi, viverci dentro, non è assolutamente quello. Posso con Toyota Nakazaki, Mitsubishi. <ride> è Giappone deve, essere, deve essere giapponese appunto, sì, cioè. sì, 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 bene o male è lo slang giusto posso controbattere sul fatto che fanno vedere solo le cose belle no, eh, no anzi anche le, come, come si nota molto bene da, mm -hmm. da certi da certi manga e anime anche parti molto molto controverse della società anche le, le però non lo so cioè perché in un'arte Cos è, cos è, che è? è un daxiomi Huawei che okay. <ride> a me fa ridere te <ride> ehm, perché in una forma d'arte mm. venga esplicitata una problematica sociale eh, a tal punto da essere riconosciuta anche internazionalmente. Vuol dire che davvero, a livello sociale, c'è un problema. Vuol dire che davvero con cioè, i giapponesi, secondo me, è col sesso hanno un problema serio mm. Beh, no, un problema no. davvero serio poi non lo so io parlo da, da assoluto ignaro delle faccende però se il bisogno di una di una di una branca dell'arte non lo so secondo me hanno delle, hanno una sessualità un po' perversa mm. No. Mm -hmm. Cioè tipo negli anime che vedi il tipo che sannusa le mutantine della, della studentessa, no? Cioè, e sì. anche accettare una condizione che qua viene vista come un pedofilo. cioè. Ovviamente ci dissociamo. Eh, eh, vattene via La ehm... Toriganza chiede un cin cin. Eh, vada, vada, versi, versi, non si preoccupi. Se mai un giorno di questi ne parliamo, che ne dici. Assolutamente, Michael, e Michael. Mi, mi, mi perdoni se questa sera non siamo entrati su Discord. Ma appunto è una serata particolare. Lunedì ne parliamo. Va bene? Perdonami, e vogliamo una danza. E qua è. No, 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 no. danza. Una danza Della Pananza. Prima, prima di venire in live con mm. Antor Ganza. Abbiamo fatto una danza. Mm. Ballavamo la salsa. Attenzione. In salotto. Io molto male. Beh, ma all'inizio è così perché. È, è stato bello. Danza. Parte di denuncia o denunciare un artista? Denunciare un artista. Scrivete a Yusman eh, <ride> Sì. Eh, delle gang dell'Esoto che si uccidono per la musica tradizionale. Probabilmente perché in pubblico sono molto repressi, è una giusta osservazione quella secondo me, hanno una cultura dell'educazione, della... del rigore. Che, che poi deve sfogarsi da qualche altra parte. Tipo, eh, non so, quando vedi i maschi che chiedono scusa alla ragazza, che si inginocchiano, mm -hmm. si prostrano. Cioè, sono cose che qua sono fuori dal mondo, ma vivono dall'altra parte del mondo e hanno vissuto su un'isola, cioè secondo me è anche la cultura di un popolo che è su un'isola che... che condiziona tutto questo, no? Anche, anche assolutamente. Essere meno influenzati da questioni esterne. Comunque sono gli unici che pixelano il porno. Mm. Ma quanto può essere stronzo per fare una roba del genere, hai ragione pure tu, basta. Ma anche l'ossessione per vedere, non lo so, niente le eh, lasciamo, eh... no la prostata lascia la si prostrano la... Prostate, essere, non prostrate. prostrarsi no quando ti, ti inchini e... ti inginocchi, esatto. umilmente. pietro fa il suono della goccia e eh, viene un po male sono emozionato è eh... detta prostatete eh. <ride> in <cina> la Prostatete viva <ride> Io so già una prostata gr grossa come un coppocomero Madonna, che, che bene eh, Ci puoi fare un calco no, 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 non ho ancora bisogno Non ho ancora avuto bisogno di, di un'ispezione eh, Speriamo che non c'è Speriamo stato. che, sì. Cambia song? Uh, scusate Mettiamo A cazzo questo ehm... No, bella la song Che song era? Hit. Che piaceva distanza? stata decidere ehm, ehm... fisica applicata alla religione o filosofia applicata al disegno tecnico uh, la seconda per me fisica applicata alla religione che cioè, poi come fisica come, applicata come alla come religione è... secondo me è tipo Beh, una, una descrizione dei miracoli tipo potrebbe starci tipo il sangue di sangue San Gennaro. Gennaro che si scioglie, e si pensa ci sia un, un composto Gen chimico che a una determinata temperatura da e liquido passa a solido. Di... Cioè Ma è comunque la seconda che per me Ma ci distorciamo. Eh, Devil May Cry, eh. Devil dei 500 beat. Eh, um... Con i beat si fanno i drop? I il, I beat sono una moneta di Twitch mm. è una donazione e noi ringraziamo molto, Devil. Grazie, Devil. Benvenuto. Non no, benvenuto, che... Devil, è, è eh, un eh, caro eh, sostenitore, no, è, povero. È sa, sono... Non puoi sapere. Sono... Eh. Eh, grazie, Devil. Tra l'altro, forse non posso dirlo, ma è arrivato. È arrivato. Tre giorni fa il pagamento, il primo pagamento di Twitch. Attenzione. Il primo pagamento di Twitch. E giù i cash. I boss. <ride> no scherzo. Non ci pago neanche la carta, ma va benissimo così. È un sostegno che secondo me è giusto... E no, fare è, un perché... incoraggiamento, è un incoraggiamento. No, è che il content creator, mm, per creare il content, ci mette del tempo. Del... E quel tempo non è remunerato. Quindi dipende dai livelli poi ci sono sì, tanti esatto, che, che, che vivono di questo e, e riescono a vivere sì, non siamo gli non... streamer più pagati di Twitch questo mi sembra chiaro no, siamo sono un povero Mona però è un bel traguardo essere pagati per la prima volta cavolo direi, bisognerebbe allora. anche festeggiare continuiamo quindi ci beviamo su un'altra volta festeggiamo al primo pagamento di Twitch al primo pagamento di Twitch Grazie Twitch. Ci paghi le birre. <ride> Ci paghi le birre. E... Non lo so. E... Vediamo. Grazie Marisa. Grazie Marisa. E comunque è un traguardo, è un traguardo, è un primo, è un primo essere... Ma così come è stato il primo, ringrazierò sempre la, la signorina Varla Luna, che è la prima... la prima ragazza, ed è, ed è la, diciamo la... La base di Twitch Art in Italia mm -hmm. è una ragazza che disegna su Twitch e il primo ride che mi ha fatto e... ero emozionatissimo. Una roba... È stata una roba fighissima ed è... Ed è... e mi ha fatto arrivare al con i follower che sono arrivati da, da appunto da questa ragazza con il raid al... al primo livello. Come si chiama? Da streamer a non mi ricordo così. Comunque, eh, vedi, comunque una, è, eh, una Twitch è una è una, una, gran, bella, è una mm. gran bella faccenda, soprattutto Twitch Art, anche se stasera non siamo, eh, non siamo artisti, non siamo artisti. Però, eh, con il linguaggio, con, eh, con le bevute siamo artisti al mondo nostro. Nostra, no? No? Buonasera, buon compleanno, buonasera a tutti, buonasera Valerie Art Gallery. Valerie buonasera, ciao, come stai? Tutto bene? È una cara sostenitrice anche la signora okay. Valerie. E... Grazie per... Come stai Valry? Allora? I Calipi Ruttino. I Calipi sono qualcosa Che appartiene agli anni 90 Comunque Non hai indovinato Su quel che voglio fare dopo Leandro Leandro è quello che scrive Che fa informatico che fa l'informatico al liceo, mm. ma che mh, scrive, è un bravissimo scrittore. Ok. E, mh, cosa, 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 cosa. Il critico letterario. Lingui. Cioè, vai a fare lingue. Vai a fare. No, cosa fai a fare? Italianistica. Mm. Però perdersi un, di... un po' di fascino nella, nella lingua, me. Perché, per esempio, a Torigantz ha provato a fare italianistica però è un altro paio di palle. Mm. Un altro paio di palle. Eh, italianistica, non è tipo li, lettere? Sì lettere, tipo lettera, sì. sì, lettere, scusami Leandro. L'importante eh, è importante che ci siamo trovati Valery Siamo qua. Eh, aspetta un attimo Valery sapevi che... Ho sbagliato. Aspetta, facciamo, facciamo tutto. Facciamo... Il... Molti... Multi... Oh, quanti siamo? Due? Doppi. La live inizia breve. Webcam. Disegno. Siamo... È un inception questa sera. E... No, non voglio finire al McDonald's, ma guarda che al McDonald's pagano anche bene. Guarda, eh, come vi, vi dispiace questa inquadratura? Guarda, carina, eh? siamo un, una doppia no, coppia. No, no, mai, siamo una no, doppia coppia. Mm -hmm. Uscita a 4. Eccoci qua. Per il cammino si è addormentata. Di brutto, già Addio. ha mangiato la parmigiana di melanzane alle, alle nove e mezza. Il okay, eco esatto. <ride> pasto di fine maggio <ride> con 37 gradi mm -hmm. all'ombra. Um, durante le vacanze. Ho visto Inception. O forse l'ho sognato, Pindovina Cit a Triganza. Mi hai, mi hai mandato in pappa il cervello, toglierta. adesso non so. Comunque, ora mi ritiro, nei eh, miei cari. Sappiate che la mia presenza non, non sarà stata vana perché lunedì alle 21:21:30, 21 lunedì. Eh, io sarò su Discord e parleremo un casino proprio tanto del Giappone. E adesso, eh, buonanotte, signore e signori. Attenzione con questo Giappone che sta scappando di mano, eh? Esattamente. no, Michael. Grazie di essere, di essere qui. Scusa, scusaci se non siamo passati su Discord, ma era un po' impossibile con le cuffie. Oggi è serata extra. Mm, ci, ci sentiamo lunedì, va bene, Michael. Grazie mille, grazie di essere, di essere stato qui con noi. Eh, bla bla bla, pa 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 pa. Zambo sicuramente eh, si sì, ce l'ha leggiata da qualche parte si sì, si sì, è, è in camera la signorina Toriganzi mm. grazie Michael, buonanotte <coughs> va anche Marisa Marisa è sempre un piacere il lunedì si ritorna alla normalità Buona, buon fine settimana, salutaci Napoli. Esatto. e mm, Grazie. E via de Brombeis. Via de Brombeis? Cosa? Eh, per i, per sì. i cultori. Sì, eh, so. è un video, via de Brombeis. Ah, ok. Non so, per, non chi, so. vuole, chi vuole vedere, chi, eh, cerchi pure su YouTube. Lo cercate solo se non siete cristiani, mi raccomando. Tanti smantellamenti una fila una fila e mezzo mm. che strano eh... io non ci sono mai stato in via dei bronbase ma io mm. non ci vorrei neanche andare mi sembra che lì si prendano le multe mm. soffi teir soffi cos'era io tobi soffi non mi ricordo ehm... Allora, desta. Mm. ti racconto una cosa. Sabato sera, mm. secondo me qua succede un casino. Secondo me qua succede un casino. I casini sono fatti per essere risolti, vero? Però... Esattamente. Eh, Quindi mi devo organizzare. Devo spostare tutti i formaggi di un peno sopra e mettere una cassa di birra nuova nel frigo. Mm. E poi... E poi è un casino, eh. Secondo me viene un sacco di gente sabato. Secondo me viene fuori un casino. Bene così. Bene così. Facciamo la, la sbrocchiamo fuori dal vaso. Esatto. E, ritornando sull'università, volevo andare a fare il Dams in realtà. il Dams in che ambito? De, uh, cioè, volevi fare l'attore? Tipo il regista? Lo sceneggiatore? L'imbianchino? Hmm. Shamila, buonasera, grazie del ride. <ride> quanta gente. Shamila Sciapatura. E, salutate tutti Lorenzo il signor Desta, sono Goodman in chat. L'ospite di questa buonasera sera. Buonasera a tutti, acquarell Acquarello Mania. Ciao, buonasera. E, buonasera e, buonasera a tutti. Salve, tanta gente la chat. Explode. Eh, grazie Shamina, sei un tesoro, come stai? Come è andata la live? Tutto a posto? Cosa avete disegnato? Con chi era la Shamina? Tu lo sai? Eh, non lo sai. Eh, eh, io no. purtroppo non sono no, del mio... Non è addentro ai disegni del, del, dei colleghi. Eh, per non mi salutano, ciao a tutti. Gloria. Buonasera, buonasera. Eh, facciamo... Facciamo... facciamo quando 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 dico devi indicare quella lì ok così facciamo vai esattamente avete capito come di che di che scienza si tratta comunque Diamo, ragazzi eh, grazie del raid Shamila. E, m, questa live non è rappresentativa del canale di solito facciamo arte e disegniamo i Oggi... faccio disegno e faccio cose ma questa sera, visto che è il compleanno, eh, la casseggiamo, beviamo, beviamo le birrette, facciamo le cose. Magia? Non lo so. Beh, eh, questo l'hai detto tu. Ci vuole della io, magia. Io con il mago Silvano, il mago di Milano, hai presente? Famosissimo. Sim Salabin. E, mh, non ho mai avuto. Tigreta, Tigre buonasera. La signorina Tigreta è una, è una cara amica. È una cara collega. Attenzione. Buonasera, Greta. Ciao, salutiamo. Ciao, Greta e eh, eh, Taisia Pure, Coco Planet, Cincina. La vostra Ragazzi, Tocca Dove a Stappa? Eh, qua siamo a secco. Facciamo vedere. Non so se si vede. Alle ah, è, è la birra del eh, guarda. Birra bionda a bassa fermentazione, il cui nome è ispirato alla leggenda del Ponte del Diavolo mm, di Cividale quindi... del Friuli. Ok, oh. ok. Quindi questa si beve il territorio. Esattamente queste sono birre fatte eh, purtroppo il Gintone che non lo beviamo, ma. sono birre della terra friulana. Esattamente mm, precisa... più precisamente eh, San, Pie... San Pietro al Natisone. Penso proprio di sì. Mm, adesso vediamo. Dammi la birra, Destra, che ti riempio la faccenda. Passaggino e poi vediamo. Esattamente a San Pietro al Natisone. È vero, mi ricordavo bene. Incin destra, e Cincila, alla vostra. Grazie, riscattato. Guarda che, Salute che, al che, chat. Che, guarda che morfologia che mi ha fatto il bicchiere alla faccia. Ehm... Chat alla vostra. Mm. Non male. Questa, mh, questa, questa è più, più chiara, più, più basilare, più, basilare, mm. più beverina. Più beverina. Di queste pensi. se ne bevono 89. Purtroppo. Quanti gradi abbiamo qua? 5,2. Ehm... Pietro, ma avevi cenato, sì? Sono pieno, se no, eh, sono cavoli. Valeri... Cambia poco qua... No, cosa tu cosa hai mangiato? Io ho mangiato bruschette con i pomodorini Ah, col, Proprio con la grattata di aglio, Con la grattata Man, di aglio Ma manco Poi, quello sono pane e pomodori Pane e pomodori Maraviglia. E io cosa ho mangiato? Dieta No, ho mangiato i tortellini della nonna Perché non sapevo cosa fare eh, beh, perché sono arrivato un po' bene. lunga eh, Antonio madonna me, eh, Antonio è un altro ah, Antonio sì Antonio lo conosco io sono Saul Goodman in chat è Saul Goodman così vedi la faccia di Saul Goodman <ride> eh, fate partenze buonasera falsi come stai pure tu eh, Veronica ciao cosa è successo eh, è devono successo? avere scappato qualcosa fuori c'è qualcuno che è più ubriaco di noi Questo Posso solo che rincuorarci ehm, Per fare la live Ti conveniva comprare la Spillatrice il... No quella mh, arriverà Ce ne sono eh Di per le spillatrici eh, mm. sarebbe, non sarebbe. Ma mh, prima della spillatrice Io prenderei una macchina di ghiaccio mm. per, Così verrei più gin tonic e meno birre Perché La gin... pancia ringrazia la gonfitudine dici <ride> comunque antonio, antonio eh... buonasera antonio. antonio ti faccio vedere che birre stiamo avendo la linea Giul eh, giulia fatta a san Pino est Abbiamo... tutto tutto eh, non pensare a nulla stasera festeggia non ti preoccupare non ti preoccupare tatiana mm i pensieri sono già andati altrove e... no no ho mangiato i tortellini la nonna sono, sono sono abbiamo una buona una buona asciugatura e purtroppo ti saluto anche io tanti auguri ricordo che speriamo il, il prossimo 19 maggio Leandro ci risentiremo in live e ti dirò ti farò l'ombrello Leandro buona serata Grazie mille, un bacio sulla fronte a te e non so, ci sentiamo presto, Leandro. Anche Grazie Veronica mille. ci saluta, mm. ciao, buonanotte. Stai attenta, mi raccomando, questa live, oh. Cos'è cos è questa live? Buttaci il video della canzone di Arrea, che la stiamo cercando. Invece di giocare al desiderio, esatto, invece di campeggiare, eh, eh. è qualcosa che adesso avviene. Davide crime, da quest'anno anche da noi hanno cominciato a vendere una birra artigianale in collaborazione con la Peroni. Ok, si chiama Birra Monte Cassino. Costa 4,33 cl. Beh, dai, deve essere preziosa. Oro colato, mm -mm. oro colato, mm -mm. ma quindi se un toro è. Sono un. Um, così, così è il calendario. Ascendente Scorpione, per chi ci crede, per chi lo sa. Perché io non perché, lo so. che, per chi non lo so. Ehm, ma veramente? Tu ecco 27 me. anni, eh, ma noi ci teniamo giovani. E la birra fa questo effetto. di no, Mi sono fatto la barba ieri sera. Eh bravo, io è ho dimenticato. Un... Beh, no, non potevi non era previsto che... Ehm il Mio marito per, pro per passione produce birra è eh, che ce ne mandi una da assaggiare. Siamo curiosi. Tatiana, ma scusa, quanto, quanto, quanto dovevi quanto aspettare, aspettare per eh, dirci? Santa Madonna, noi siamo qua che beviamo <ride> le birre del supermercato di de merda e tu c'hai il marito che, che produce le birre ecco. e noi siamo qua con la bocca asciutta che beviamo le birre cinque... luppoli. Questa sera abbiamo uno sponsor che è Robirev che, che ci ha offerto queste birre. Grazie. Però... Tatiana, vediamo di vedere, vediamo di hm? combinare. Combinare qualcosa. Eh, anche se forse il, il, il viaggio delle birre è un po'. No, difficile. ma il viaggio è. Si fa? Sì, si, si può fare. Eh... Ti fai... indirizzo, l'indirizzo. Ecco. <ride> Perfetto. <ride> Precisa. E, comunque, Tatiana, eh, sabato, e eh, anche gli amici del Ride, invitiamo tutti, così vediamo. Benita, sabato sera visto che boh, questa sera siamo in live, vabbè. ma sabato sera qua c'è una festa incredibile. Eh? spacchiamo tutto, mm. spaccatura. E finiamo al piano di sotto, finiamo dalla Teresa. Esatto. Da. Oh, Pietro, ciao, oh. E finiamo dalla Teresa. E... Tatiana, curiosissimo, curiosissimo. E... <ride> Neanche Coco sapeva che... Ma ce l'ho Fa anche liquori cuori. Mm. Era proprio da sposare allora, beh, Tatiana. Mh, eh, io, sai che hai presente eh, c'è un signore, un anziano, mm -hmm. che viene a farsi che si ripara la dentiera da noi mm -hmm. ed è un famoso eh, distillatore di grappa di pagnacco. Attenzione. Okay? E la scorsa volta che gli ho riparato la dentiera, mi ha dato una grappa al sedano. Molto interessante, mm. molto interessante. Ci fai soffritti con quella. Eh, Valeria la Teresa. È la vicina di S eh, facciamo un saluto a tutti alla Teresa che è la vicina di sotto. Esatto, saluto... che, ci che ci sopporta. Supporta, supporta, supporta. E, mm... che fate? Che fate? Beviamo. Parliamo? Esatto, siamo qui. Citty chatting esattamente. Per voi, solo per stasera, la, la, la... E, e niente, si è qua. Me, e, grappa al senano Interessante, molto interessante. Ciao, Lady Salsa. Un bacio, ci vediamo. Eh. Mi e ci vediamo sabato, dormi bene Sabato sera sono così. Ti ringrazio vis a vis, esatto. Grazie, Lady Salsa. Buonanotte, e... <coughs> grazie ma anche tu e, <ride> e così e... e fa le pile è un casino fare pile. Eh, non, è no. non è facile non oh, è facile perché no. bisogna essere parsimoniosi ci e... vogliono tanti tentativi e poi l'attrezzatura <ride> bacini di acciaio Linox. cazzi e prima faceva anche il vino per casa ma ci hanno bruciato le vigne anni fa maledetti Dobbiamo andargli a bruciare le scarpe. No, non si brucia niente. No, no è vero. Ci risorgiamo no, da ogni persona non che non brucia bruciamo. qualsiasi cosa. No, non siamo amici Andiamo dei. Piromidi. lì. Diciamo, eh, signore. Scusi, eh? Le sembra esatto. caso, cioè solo così. Vergogna. Si vergogna. Andiamo delle lei. Si vergogna? <ride> vergognate. Ehm... Lo, lo fa, fa per caso il bellezza, ma è, è, è giusto, una bella è passione. C'è um, allora... chi fa l'ordo e c'è chi fa le gratte Insomma, esatto. ma vuole um, no, passione. Tempo c'è chi si fa il salame, c'è chi si fa la salsiccia. C'è chi si fa la pancetta piegata. C'è chi si fa la birra. C'è chi si fa il vino. C'è chi il fa Il formaggio insomma, c'ha le sue. Um, a me piacerebbe avere una, una... aprirmi una parentesi e, appunto avere una mia produzione di qualcosa eh Però comunque è... Tati tranquilla che c'è un girone per l'inferno solo per chi brucia le vigni non ti preoccupare e... Tatiana Tati Taisia scusami e... grazie del... grazie della sub è il terzo è il terzo è il terzo un'altra sub ma pensate. Gli affezionati. Affissionati. Mm. Non parliamo di cioccolata. Ora sto al paese della cioccolata. Eh. Dove tu stai? E che paese è? Torino. Svizzera? Mm. Potrebbe e essere I sono, sono brutti. Però Torino è più per il gianduia. Mm. Le nocciole. Le cose. Esatto, che per il cioccolato. Gli svizzeri. Ma la Svizzera è. Mm. E eh, ci devi dire qualcosa? Tatiana? Eh, scusami. Taisia, ti ho, ho confuso Tatiana con Taisia. Mi, mi avete spaccato. Eh, come fai a dire che la Svizzera è brutta? Non è, non è brutta, però gli svizzeri sono così. Eh. Gli svizzeri sono così. Eh. Sono precisi, eh? Eh, sono precisi. Le cartine. Se le gli dai il resto sbagliato. Ti, non ti parlano più, eh? Ti girano, ti girano le mani, eh? Incazzati quelli. Eh sì. No, si scherza ovviamente. ovviamente. Tatiana, sì. assolutamente. E, 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 ci, ci scrive dalla Svizzera. Ah, per quello, tipo Lugano, quei posti lì. Beh, comunque, allora, la Svizzera secondo me è stato uno dei paesi che ha fatto la crescita economica più veloce e consistente degli ultimi 200 anni. Ma anche... Cioè erano contadini fino a... Oh, 120 anni fa. Uh -huh tutti i contadini poi hanno comprato i trattori e da lì banchieri ah, questo non lo so però politicamente eh, hanno scelto sempre la questione giusta poi non lo so c'è cioè, sì, ehm... un, un motivo Ci sono... per c'erano cui... anche loro eh... i loro scheletri nell'armadio come tutti chiaramente però, però eh, un saluto a tutti gli svizzeri del mondo esatto anche loro un saluto ai neutrali <ride> ai neutrali <ride> esatto buonasera eh un po' punta dici Co cosa a punta cosa a punta le vette delle montagne ah un po' troppo a punta eh, non lo so non lo so io, io, io non mi sento di mm. io non mi sento di non lo so è un casino dire cose come dice Renzo il mio ex collega in comune vado a portare <ride> l'uccello a alla parerba una... eh, ciao <ride> Vada, tolga il sigillo. Gli svizzeri. Eh, il cristiane della Svizzera, montagne e mucche. Tatiana, ci dispiace, non, non, non è assolutamente così. Eh, se ci vediamo a Roma, ti porto le salsicce che ho fatto. Sei nor norcinoso? Ma dai, Devil, ammazzi maiale, te? Eh? Grande Devil, ce lo fai? I, a me. In, allora, mm, sono stato a tanti eventi di norcineria in regione e mi ha sempre affascinato la, la questione. Mm, è una scienza mm, è tra salsicce, prosciutti, cazzi, mazzi, pancette arrotolate, piegate, cazzi. Ma... È, è una gran figata però bisogna ehm... <ride> col curare light <ride> ehm... non è normale che il paziente <ride> ehm... <ride> Valeri ehm... <ride> ehm... Casericcio Casericcio è sempre, sempre meglio Penso che questa per me sia l'ultima birra della serata Coco Planet, tu non hai capito a che livello siamo a questo punto. Quindi riscattiamo un cincin con la birra, anche se ha fatto un cincin tonica Coco. Mm -hmm. Perché sennò non li uccide. Si fa dare la materia prima e poi si occupa della seconda parte del processo, la giusta eccetera, perfetto. Fa salami anche, o, cioè fa salsicce, può, può far salami, cosa può fare? Cosa fa? Cosa ci dice cicinato? Mm. Ehm. Ehm. Beh, fai benissimo, fai benissimo. E noi festeggiamo sempre. Sì. Oppure vieni sabato. Uh, questo, questo dipende da te comunque Valerie diceva mm. che c'ha il mh, marito che fa le salsicce attenzione mm. potremmo fare un eh, allora organizziamo un... una grigliata poi Onistiamo... porta la birra c'è chi porta le esatto. salsicce troviamo qualcuno che porta la polenta <ride> esatto dovremmo fare una cosa del genere cioè, mh... Esatto, ognuno porta qualcosa di tipico da dove arriva. Esatto, qualsiasi cosa sia, Sare sarebbe interessante. Una spianata, un, poi mescoliamo tutto. Cosa. No, Pane, Carasau, con mm. non lo so, marmellata. Esatto. I... I trallucci con le cose, che detta così, e... indominato. Che <ride> cosa porterebbe... porteresti? Eh, secondo me la pirra, così. Antonio. Tu, tu, tu hai capito tutto già. Lui è, Non lo so. Burrata di bufala. Cocorino romano Devil, perfetto. Un po' di proteine vogliamo qua. Abbiamo troppi latticini. Un po' di, un po di, di sugna un po' di... di non so, un, di, un po' di anduia. Di che... A parte la birra. A parte la birra, arrosticini. Arrosticini? E uh. abruzzesi, Antonio. Ah, beh, allora. È vero Antonio, eh, ho paura di... Perché io geogra geograficamente nel centro, nel centro Italia ho un vuoto... Ma è un casino. La parte adriatica si spostano le regioni, ogni tanto che... Sì, è un casino. Devi, devi, mi devi mi fermarle, mi... se no scappano. Esatto. Eh, Rosticinos. le Rustelle... Le Rustelle. Sì, sono le... Abruzzese, vedi. Antonio, avevo una paura buona... lui la Porta Greta, perfetto. Perfetto. Gre Greta e. Greta e ah, Anduia, ah, abbiamo una grita, ah. manco i cani complimenti, complimenti. Eh, Greta, mh, dobbiamo fare mh, qualche chiacchiera in privato, dobbiamo parlare di, di delle cose ora che, che so ora che so i pasticciotti i pasticciotti ma anche dei panzerotti portaci anche dei ma quelli. i pasticciotti Mamma sono mia. dolci cioè i pasticciotti non sono dolci non mi ricordo però so che sono buonissimi c'è la... la... già il nome pasticciotti pasticciotti no so. siamo ignoranti siamo ignoranti e... la tiella una specie di focaccia ripiena di pesci verdure o carne sì sì buona anche la quella fascia. arancine e cannoli Tancine, cannoli, via. E poi abbiamo Erika che è di Bronte, quindi ci porterà, non lo so... Un po' di pistacchi, un po' di agrumi. Proprio mm, così, esatto. Un bel una, una, un pesto di pistacchio, ci cioè facciamo una pasta. Che e poi ci, grat in... ci grattiamo sopra la scorza del limone di Sorrento. Esatto, così eh? facciamo felice Cannavarciuolo. Così, mm, maranami. Aiago è filo, no? Perché vorrei attaccare bottone. Madonna, ma questa è vecchia, come. <ride> Le tavole della legge, e, mh, i pasticciotti sono dolci con la crema almeno nella zona di legge, così. Ok, ok, perché, mh, Tatiana, eh, so cosa sono solo perché il signor Guid ce l'ha come foto. Ah, Cassini. Eh, ok, benissimo. Eh, I pasticciotti. Eh. Comunque, io il mio cavallo di battaglia. È lo gnocco fritto. Io eh, quando. Quando ho gente a casa, mm -hmm. e cioè quando ho tanti invitati, tipo mm -hmm. dai 6 agli 8, mm -hmm. faccio lo gnocco fritto, prendo il mio chilo distrutto, faccio il bravissima tegretta. L'impasto, le cose. E bene. Faccio, e faccio lo eh, Anche in Toscana. Cosa, cosa fai in Toscana? Dolci con la... Ah sì, ok. Anche in Toscana ci sono passi. Abbiamo provato a fare il pulled pork. Ah, secchio. E l'abbiamo foderato, distrutto. Spezie. Era buonissimo. 8 ore nel forno. Una notte passata a controllare. Svegliando, si nel mezzo della notte. Guarda e c'era sto pulled con... Allora, era un pezzo di spalla... Con, con un mare di sugna attorno mm. poi quando l'abbiamo pullato era, era una poesia cioè soffiavi mm. si <ride> e si apriva, si apriva. come, come... Non, non lo dico non lo dico perché esatto, se no mi esatto. pare ehm... il punto <ride> frasi ancora tra noi eh, che il pul pul pulled pork è, è una roba americana lascia, lascia stare ma fra. noi l'abbiamo fatto all'italiana ecco, comunque abbiamo la fortuna di avere eh, almeno se non mi ricordo male mh, fra eh, quante fiorentine mangi al mese ecco. visto che sei in Toscana brutto bastardo e dove si mangia una fiorentina al prezzo giusto Dici, dacci un nome Tatiana, invece noi parliamo, così, così <ride> ti viene fame, stasera ti apri mangi il primo. Ti, ti tagli due etche di salame, ti apri la focaccia, ti, ci spalmi Filadelfia, ci metti... Eh, esatto, e via. due spaghetti. Scusa Tatiana, non vorremmo mai, ma eh, siamo italiani, tocca. Comunque ragazzi io dovrò andare domani beh lunedì 6 lunedì a che ora? alle ah, 8 e mezza non io... si batte la fiacca e io alle 8 e mezza vado a lavorare adesso non Dess sì, si... Mm. vai quando... io fumerò una sigaretta e poi vado ok non ho Perfetto. questa... Eh, no. prima, anzi anzi, eh. anzi però no. volevo avvisare che l'ospite sta an andando bene, quindi fai bene. se volete fare delle domande veloci all'ospite è il momento di farle Sennò... dottore architetto se avete il 110 le cose così facciate per sempre la Fiorentina Bona da Nandone mm. vedi però è fuori Firenze in centro Firenze c'è sta trattoria dell'Orto oppure la trattoria dell'Ostia guarda faccio una foto al tuo messaggio così per quando vado quando, quando vai... in Toscana preciso guarda lì guarda che foto eh. incredibile incredibile ha già 33 passi. Lorenzo, ma sei architetto, sì, l'architetto, sì. Questa casa è in piedi grazie a lui. Eh, magari no, non è vero, ma è architetto, è un dottore architetto. Ma se tu vieni da me, tu mi fai uno squillo e io ti fai il tu. Bravo, benissimo. La prossima volta. Io in Toscana ci sono stato. Anche io sì. lo ero, ma non so come dirlo. Lo ero in Svizzera. Sì, beh, può, può essere che la regolamentazione non ti permetta di fare la professione in Italia, magari okay. sì, la, la, una mm. questione di iscrizione agli albi le procure o le essere... competenze, mm -hmm. so. mm -hmm. però no, no, no posso. Okay. Ah, ok, ok, allora è una scelta: dove sei stato? In Toscana, Pietro, eh, sono stato è la partita che non posso fare, ok. Ah, okay. questioni fiscali okay, ok ho capito sono stata a Firenze però ero piccolissimo poi è stata okay. la vacanza è stata una vacanza brutta nel senso che è nel periodo più brutto della mia vita eh, nel senso che eh, avevo era la vacanza di, di quando avevo nove anni ed è stato un anno molto molto brutto per me e, comunque mi ricordo bellissime cose mi ricordo bellissimi, Firenze è bellissima, eh, mi ricordo il panino con l'ampredotto che io non, non mangiai perché avevo appunto nove anni, ma... E poi mi ricordo... Beh ci siamo bene... andati anche in gita, eh. Anche in gita? Che di... abbiamo fatto quel casino con voci e Michelini. Non mi ricordavo assolutamente, mi ricordo solo che di Roma. Eh, eh. Siamo io tardi. mi ricordavo di... Mm. Invece della vacanza di quando dicevo io che c'ero andato con Moore eh? che sono stato appunto a Firenze, ma anche nell'entroterra. E, e A parte la mostra delle, delle torture, delle cose, mm -hmm. ma la, la, il collinare toscano: i paesi meravigliosi, sì. meravigliosi. Che poi da, non mi ricordo. Lassato a schermo, proprio, assolutamente, assolutamente un, un collinare. Alba. Boh, la griscia Eh, la Griscia. Boy. Non ho ancora mai assaggiata la pasta alla griscia però è uno dei piatti da assaggiare quando andrò a Roma sicuramente. Allora, io, per il oggi che sono stato a pranzo da mia nonna, e da, hai presente quello che era Alice, mm -hmm. eh? era la pizzeria con la, la, la in pizza in teglia romana, Stifici? ho preso un po' di mh, pizza alla matriciana il guanciale un po' di pizza alla, alla carbonara con l'uovo e il guanciale e il pepe e cacio e pepe con la provola affumicata il pepe e cacio beh io vi dico chat guarda, andate su Italia Squisita e c'è un pizzaiolo romano che ha fatto il calzone alla romana con la carbonara la matriciana e la grigia <ride> Stasi, una stecca da, da morirci lì Italia Squisita è un canale di cucina Seguite, da seguire no, seguitelo stupido. perché da seguire subito e cristiano tomei un toscanaccio maledetto anche incredibile. lui che e ne sì. sa di più, e di più più di me più di più di me più di me ci sta lo sa anche mia mamma ma eh, se viene Roma... Tu lavori in qualche studio no al momento no sto finendo magistrale ho fatto un tirocino in comune però mi piacerebbe mettermi in proprio in un futuro, adesso non ho l'esperienza. Dovete provare la frittata con mortadella e galbanino, è la mia preferita, Madonna. Bevil, la faccio cazzo, sai che ho fatto. Ti ho detto che ho fatto la frittata con le uova di Moruzzo. Si, sì. eh? una bomba, eh? andrò a prenderle perché l'ho detto anche a Luca. Una bomba, mm -mm. mm -mm. sei uova mezzo chilo di parmigiano quindi belle botte buona però bel, buone uova buonissime chiare tanto calcio cioè un, un guscio bello, bello sodo anche esatto e... ma sì che ti ho detto delle uova di morozzo mona carry dream ma siete omosessuali ti piacerebbe <ride> No, purtroppo no. Mm. Ma io ho una fidanzata, anche Lorenzo. Sì, eh, fino a poco fa era in casa male. Comunque, buonasera, Kerry. Buonasera, di solito non, non, sia, non sono in just chatting. Questo è il mio canale. Io sono Pietro Zambonini. Benvenuto. Io di solito faccio stream arti. e questa è una serata strip. No, comunisti, no, assolutamente. Noi ci dissociamo da ogni forma di... Ma anche un po' stronzo, un po'... Beh, Io ci sto. Ma stronzo? Non lo so, non lo so. Ci sta bene. Sì, lo so. Grazie del complimento. Grazie. Siete perluzzo o perlosa? DS o osa? Cazzo vuol dire? Spiegati. Siamo ignoranti. Chissà, che eh, siamo farciti di acronimi ultimamente. Sì, ce ne sono un po' troppi. CGL, CIS, LUIS, Ana, ANAS, Alca, La eh, per Le autostrade in Italia. Esatto. Paga il Telepass. Eh, questo è il tuo canale, ma questo lo dici tu. Eh, allora, sul, sull'accordo Twitch stream dei, delle mie balle c'è scritto Pietro Zambonini. <ride> Eh, si prende le responsabilità di tutti i casi massimi Gli Quindi... studenti osa estrema sinistra uh. eh, mi dissocio <ride> <ride> io <ride> di, 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 me ne eravo si dissocio Gusbe mm. oh. buonasera unione degli studenti ma i sindacati studenteschi, cazzi, ma non, non li segui? No? no, non segui. No, sai che ce l'hai tu? Sì, testimone Lorenzo, me lo faccio dire da lui. Sì, anche se la cava bene, e tu, Devil? Faccio le robe. cioè Non, 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 sono, non sono un un, un trapezzista, sono un tradizionale. Cioè, Penso che già per imparare a fare bene le cose semplici e trovare le materie prime giuste sia un bel lavoro. Quindi mi impegno più che altro a fare quelle cose lì. Mm. Non, faccio, non mi impegno a fare eh, stup stupidaggini strane, sì, esatto. A e fare esperimenti... il mastercurf delle palle. E... Grazie Tatiana, mi pure tu. tu. pensi del non passare all'Accademia delle Belle Arti? Beh, se vuoi avere un curriculum tipo il Borromini, rinunciare agli studi e fare quella roba lì fa, fa figo per un artista. Mm -hmm. Lasciare al. Sì, al... stai. Poi, al... poi, quando... poi quando morirai e la gente si accorgerà che hai fatto i quadri, e vedranno che hai perso gli studi, che... <ride> Ma questo funzionava una volta. Esatto. Adesso devi essere sul pezzo, devi finire tutto. Oppure devi essere fortunato e devi avere la faccia di culo. E fare... Intendevo l'uomo dai baffetti neri. Cosa ne pensi del non passare l'Accademia delle Belle Arti? Mm. Ci sta. Beh, Ognuno Perché, fa perché no? Non. Puoi iscriverti a qualcos'altro. Iscriviti, iscriviti a matematica. Esatto, dall'Accademia Matematica è uno schiocco di dita. Prima usi qualche crema per il viso, <ride> tutta la natura di Gesù. Un saluto a Gesù che ci, sa che ci segue sempre in live, ehm... no? Eh, non uso niente. Mi rado in maniera tradizionale. C Ho il pennello, il rasoio di sicurezza, le lamette, le cose. Eh, fra il segreto è. E... No, scherzo. Mamma mano un sacco lo stinco dovrei smettere di dipingere, ma come fa a farti male lo stinco? <ride> come stai, Greta? Per disegnare, come, come, come fa a farti male lo stinco? Lo stinco al furno. Ah, lo stinco al furno, povero. Stracotto per quello che si sfiaccia. Adesso vai a casa e ti mangi una, una, una barcata di... Non dirmelo. no. <ride> lo strutto di prima esatto come la maionese a cucchiaiate eh, Kerry, la signorina 7k tigreta in realtà si chiama greta scusa forse no, non hai capito mi sbaglio il connetto il connetto rosmarino cose man. vai desta vado devi andare Ragazzi, mille. Eh, state attenti perché lui vi guarda e vi giudica sempre. E se non vi giudica, non vi siete guardi. contenti. Esatto, vi <ride> eh... Ciao, Reci Si Becca, ben detto eh... come Dio, mm. cani. <ride> <ride> un ottimo Un, ottimo, un Ragazzi, ottimo È stato bello. Mi raccomando. Ciao, il babbo. <ride> Wisman, stai attento, ci vediamo sabato 16, se, se no niente. Bene, Viste. è stato un onore e ragazzi, mi raccomando, ogni ora al computer 5 minuti di, di pausa, se no... no non quando seguite Pietro Zaragoza, esatto, no, lì ma quando... non dovete neanche sbattere le palpebre. <ride> Bene, ti ringrazio tanto. Sempre. Grazie a voi della compagnia. E... stai attento anche voi in macchina nel ritorno le cose semaforo rosso dritto <ride> esatto. no, 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 non si è detto niente ragazzi ci mm, vediamo sabato sera esatto sabato sera ciao ciao mi raccomando state attenti sai tutti le cose ricordo. Ciao detta, grazie. Pensate, che fortuna che abbiamo ad avere un ospite così. Eccoci qua ragazzi, come va? Tutto a posto? Siamo soli. E... Vi è piaciuta questa live? È stata molto cazzeggiamento. <ride> Mi devo di culo, pure io che si è fatta una certa. Mm, fra Andre, grazie mille. Ci sentiamo su Discord se no ci vediamo qua. Se riesci a passare sabato, volentieri se no ci, ci sentiamo fra buonanotte stammi bene sai Nuvas. vas che mi dite ragazzi cosa 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 ve ne pare? della faccenda dura la vita eh dello streamer di twitch Greta, mh. come regalo, ma niente, è stata una giornata come tante altre. Ho, ho solo avuto la fortuna, appunto, che, che mi è venuto a trovare oggi prima di stasera. Anche oggi pomeriggio, il signor Desta. E niente, è stata una bella giornata. Ma poi adesso i compleanni, che gli devi dire? Eh, io faccio robetti con i pastelli. Bessino la compagnia Pietro. Ehi. Come sempre mi piacerebbe e cosa, cosa di preciso, con i pastelli duri o quelli più spolverosi? E... E la, la, la... Un regalo ce lo siamo bevuti. Comunque, un regalo ce lo siamo bevuti stasera e, e, niente. e niente, ma il regalo vero siete voi. Siete voi e la compagnia che ci fate e le parole che ci scambiamo e il divertimento che che si intrallatta tra di noi. Vero? Penso di sì. Penso proprio di sì. Poi ognuno la pensa come vuole. E comunque soft per quelli morbidi e polverosi ok 27 27 tu quanti anni hai greta quanti birre sto, sto... quanti me ne da... quanti quanti anni mi dareste, ragazzi facciamo la, 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 la faccenda sono nata il 27 giugno del 27 no ho 33 anni ok quindi sei ah Greta non ti avrei mai dato non ti avrei mai dato 33 anni Tri... Tri Greta non ti avrei mai dato 33 anni è uno scioglilingua maledetto ehm... 24 sei molto gentile eh, sappiamo quanti ne hai 88 27 ottobre 88 mi sa ti avrei dato la mia età greta ti avrei dato la mia età qualcuno meno stupidaggini ehm... madonna Domani bisogna anche andare a lavorare. Ehm... Ehm... Mi interrogavo. A parte che in questo periodo, mi, mi scuserete, ma a parte che a lavoro sono abbastanza impegnato, ma con la faccenda di Roma sono un sacco di cazzo un sacco di cazzi perché devo vedere di un sacco di cornici. Devo vedere di scansioni, robe, sono incasinatissimo. Mm, quindi non ho avuto tempo tanto di disegnare. Comunque lunedì ci vedremo con un nuovo cane. Domenica mi disegno qualcosa e lunedì si riparte più forti che mai. Penso appunto farò un cane tutto Penso un bulldog francese. Penso un bulldog francese. Vediamo. Comunque. Si vedrà. E pensate che culo che il giorno del mio compleanno è capitato proprio di giovedì quando faccio la live. Assurdo. Ed è mezzanotte. Non è più il mio compleanno. Bene ragazzi, io non ho più responsabilità non ho più responsabilità, eh, si cancella tutto, cosa, cosa, cosa si può fare? <ride> ok, perfetto. Tra l'altro... Domani si lavora, eh? Eh, tocca, vero? Che cosa tocca fare? Comunque, mh, quanta differenza tra una camera e l'altra, eh? Assurdo. Guardate adesso quanto, quanto si nota la mia freschezza. Guardate che viso riposato, che, che occhi... Mh, meravigliosi che occhiai e mm, eh, Devi la tua ho seguito un tutorial incredibile e... è una stupidaggine è una stupidaggine scusatemi eh Scusate. Ma eh? oh, tanto luppolo. Domani ti dico io che denti che faccio. Faccio dei denti... faccio i denti... Nossa. niente di grave, niente di grave. Vabbè, a, a, a scuffi di merda, di figli di merda. Eh, che e, mh, vai anche tu Valerie. Eh, buonanotte di Greta. Buonanotte Greta. Buonanotte Valerie. Eh, è stato bello avervi qui con me, con noi. Eh, una roba diversa dal solito, una, 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 una live. Buttata a, a cazzo di cane. Ma se non si fa, se non si fa adesso, quando, quando, se non si fa in queste date, quando, quando la si fa? E scappa anche a Isia, molto bene. E domani mattina, grazie per la compagnia. Alla prossima, Isia è stato. È stata una bellezza avervi tutti qua. Eh, siete stati Siete stati gentilissimi siete stati Di compagnia Siete stati meravigliosi come sempre Se ne va anche Fuso Fuso vai in quel di Milano Buonanotte Antonio Te ne vai Antonio? Ho sbagliato No forse no Domani fai Le corone a triangolo Domani se mi sveglio faccio qualcosa, se no, no mi tocca svegliarsi. Ah, perfetto, grande match. Che mi ha mandato le cose. Mm. Scusate, mm, appunto. Non so voi. Ma um, i periodi prima degli impegni importanti o prima delle cose, quando devi prepararti prima di un, uh, un, un casino, eh, son, è, è più l'ansia che, che ti porti appresso che non uh, alla fine sono quattro stupidaggini a fare. Eh, aschi sulle tipe? Eh, non lo so Devil è che Lasky è un cane che mi sta sulle palle Non so uh, sono messaggi di amici che mi, che mi mandano link di cose importanti per le stampe per le cose sono tutto incasinato cioè ho sempre la testa da una parte diversa da dove sono un casino immagino capite anche voi eh, rincuoratemi, ditemi di sì comunque raga, è un casino è un casino al ah, gruppo sono i popol v scusami non, non, non i popol v è la mia playlist, v chill Playlist, una bella playlist, redatta da me stesso. Si può condividere. Ma comunque, eh, su Spotify, molto carini, molto carini. Ossia, Anna Mantra, bellissimo. Adesso state ascoltando questa. Ma i pop, sono meravigliosi. Craft Rock, fatto bene. L'ultimo in questa settimana da quando è uscito, dal 9 maggio più o meno, sto ascoltando solo Liberato. C'è la, la fissa, ho la fissa, c'è la fissa di Liberato. Che gli devi dire? Ha fatto un, ha fatto un, un disco meraviglioso. Eh? Il Beagle, no, non mi piace il Beagle. Soul Goodman sei arrivato a casa, questo mi rende, mi rende molto contento. Non, non ti ho sulla coscienza. <ride> è grande destra. Grazie, ancora. Il Sol Goodman che è in chat adesso, che era qua, poco tempo fa. Ce l'avevamo qua. Pensate. Sano come un pesce, perfetto. Niente pulizia, robe e dalmata neanche mi fa schifo pure dalmata no poveri sono tutti belli i cani del mondo anzi mm. come si chiama la razza che bull terrier il bull terrier aspetta Torriganda? Come stai? Immagino che stia bene. Bulterie. Mm, aspetta che vado a vedere cos'è. Che non mi ricordo così così. Così come, come adesso. Maria! Ciao, buonasera, benvenuta. Come stai? Cosa ti porta da queste parti? Mm, poi mm, ti faccio le dovute precisazioni. Perché ci sono da sapere delle svariate cose. Questa è una serata particolare. Eh, Liguana. Un affettuoso, un, un animale da sposare. Sei nuova? E, e cosa ti, ti porta da queste parti? Perché mh, ci tengo a dire che noi di solito, io di solito streamo mh, mentre disegno. Questa è una live, eh, l'ho buttata in just chatting perché appunto eh, va così. Mm, perché appunto è un po' festeggiamenti, cose, cazzi, ma... Mm, comunque cosa ti porta da queste parti, Maria? Mm, spero... Ti, mm, spero niente, spero... Eh, cazzo, ne so. Sei sì, un bravo ghost che hai. che, hai, che, che spammi l'Instagram Bull Terrier? Terrier? Uh, come si dice? Come si pronuncia? Ah, quello col naso tutto dritto. Ok, ok, ok. okay. Uh, interessante quello interessante molto interessante N non male bravo brava così chi, chi dicevo usbe bravo usbe non male non male con gli occhietti piccoli così le orecchiette così non ci sta non ci sta male non ci sta male ci faccio un pensierino ci faccio un pensierino su bulterio o terrier o cazzo ne so come si come si dice ehm Vorrei qualche consiglio da te su come continuare qui su Twitch. Ah, sei una collega streamer? E, e cosa streami, cara Maria? Se ti piace quel tipo. Guarda il dog argentino! Bellissimo il dog argentino. È quello bianco. È quello bianco, no? Molto bella, se, se non ricordo male. È quello tutto bianco con un po' il muso da, da Labrador. Nei da Labrador, da... Boxer. C'è un po' il le... cose così. Eh, bello il dogo. Ce l'aveva Tob, vero il dogo argentino? Bianco, ricchi a punta. Figo il dogo. E che mi serve anche una, una, un volto non lo so con delle caratteristiche di forma precise non lo so dovrei devo, devo vedere le immagini 8 si chiamava 8 il cane di dog che sceglio proprio lui brutta esperienza eh un be... una bella quanto sarà un 35-40 kg un dog argentino eh, faccio live con la mia cugina dove parliamo da noi, facciamo con... conoscere la nostra città e bagliamo quasi sempre. Ma che bellezza! Ma mm, senti Maria, ma che, che città fate conoscere di preciso. Siete tarantolate? Siete pizzicate? Cosa siete? Che bello, ma andiamo subito a seguire la signorina, la signorina Maria. Maria! Segui Anche se sono orecchie lunghe, però tutti mi fanno tagliare il sì. è vero. Palemmo! Oh, Palemmo! Siamo agli antipodi. Io sono a nord-est e tu sei a sud-ovest. Cara Maria, eh, la nostra moderatrice, che adesso è a dormire, eh, sempre sempre con noi nel cuore, la signorina, la signorina Erika è di Bronte. E sappiamo cosa vuol dire cutteggiare. Molto bella parella. Non ci sono mai stato in Sicilia. Grave mancanza. Gravissima mancanza. E mi dispiace molto, ma prima o poi rimedierò. Ah, ah. Scusatemi. Mi sistemo. Ehm... Abbiamo la moderatrice di Bronte. Poi abbiamo Ignazio, che è sempre sicuro. Abbiamo, abbiamo i nostri contatti in Sicilia. Poi adesso abbiamo pure Maria. Ehm... Forza Palemmo. E, pif, Pif cose. Ben. Palermo. Quando, quando mi viene in mente, Pif è di Palermo, vero? Sì, mi pare di sì. E che consigli volevi chiedermi, Maria? A un, a un, a un povero coglione come me, cosa volevi chiedermi? E comunque, Maria, tu fai cioè, con mia cugina dove parliamo? Sono conoscere la nostra città e balliamo, ma che bellezza al eh, centro. Io Lazio Valeri, Molise, Antonio Abruzzo, Leandro, anche in Molisano, vero? Leandro e Molisano, anche l'altro modder. Eh, ci sono un sacco di follower dalla Liguria dalla spezia poi c'è Pingu che del uh, Bergamasco è, abbiamo, abbiamo toccato penso tutte le regioni mancano le marche ci mancano le marche testa matta 96 grazie del follow grazie mille <ride> benvenuto Benvenuta? Sei una testa, quindi benvenuta. Se no, benvenuto. Mm, il Molise anche. No, il Molise è Leandro del Molise. È il molisano Leandro. Penso. E eh, che cazzo se lo ricordo. Io ho una confusione in centro Italia. Geograficamente faccio schifo alle palle. Mm, marche difficile. Testa matta. No, benvenuto a te. Benvenuto a te, cosa ci fai da queste parti? Eh? Anche valeri Dove do, do sta valeri non sta Valerie? Mica mi ricordo. C'ho voglia di riascoltare un po'... Aspetta. Mi, mi piglio le cuffie. Mi date un attimo che sbriglio i cavi della merda? Madonna Ma dimmi te. Dio. Come se non fosse successo niente, e riccoci. Eh, ehm. Testa matta, mi dici tu che, che cosa ci fai da queste parti? Da dove, dove, dove esci? 96. Proprio così. Maria. Maria. E... Tutto a posto? Maria. Sono in cerca di nuovi canali sconosciuti, così. E... Testa matta. Benvenuta. O benvenuto. E... Come dicevo prima. Ehm... Uh... Di solito si disegna robe, robe che possono o non possono piacere. Ti consiglio di vedere su Instagram un po' le cose che facciamo. Se vuoi, c'è il comando in chat, e, e questa è una roba. E, mh, dopodiché, ah, ok. Mm, se, se ti interessa, eh, questa è una live particolare testa matta finisco il discorso con testa matta appunto perché è una serata speciale chi se ne fotte facciamo just chatting e... e ce ne sciacquiamo le palle così e Maria io non so come si faccia la live dal cellulare io ho sempre fatto tutto da pc io uso streamlabs e c'ho le camere c'ho le... le case ce n'è una che mi inquadra a me una che inquadra il disegno che di solito è questo qua e di solito è puntata verso il basso che inquadra quello che disegno e se no Cioè dal cellulare io non ne ho idea e, e cioè, tecnicamente migliorare le, le, le live potresti comprare un computer potresti comprare un computer e usare il cellulare come webcam senza sforzare eh, il cellulare eh, non, non lo so perché proprio non ho mai fatto questo tipo di cose qua eh, 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 mi dispiace non esserti utile però penso che avendo tu un computer e usandolo Non lo so, mi trovi impreparato perché io ho, ho, ho sempre funzionato a, a PC. Eh, tu non lo so, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace non, non esserti d'aiuto. Allora a questo punto ci giungiamo in accordo così. Col cellulare come si stream? Come si fa a streamare col cellulare? Non, non ne so una sega. Il cavalletto per il telefono è una buona idea per di andare in live. Ehm... Di solito si disegna, poi mh, si beve sempre qualche birretta, si parla più che disegnare, ma di solito si disegna. Di solito sì. Di solito sì. Ehm... Comunque i VOD ci sono testa matta anche se non hanno Spotify sotto. Un cioè, la, la giusta luce spesso sì e anche maria 1888 anche la luce è importante se mostri se ti mostri a te eh, è importante che tu abbia la giusta illuminazione e, 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 immagino tu abbia un, non so, un ring light una roba L'importante è essere appunto in Asia, essere bene a fuoco, tutti i cazzi. Poi adesso i cellulari hanno le fotocamere che saluto, però... Avete ragione pure voi. Io, ho, io come setup ho una M200 e una G7X della Canon entrano nel pc con con del, del, del gato camlink 4k alle palle il resto è storia poi ovviamente ho iniziato ho iniziato ho iniziato gli investimenti si fanno pian piano no? però sì Sempre, allora eh, sarò, sarò molto contento. Facciamo così: testa matta, 96. Hai solo un anno in meno di me. Ma questo mh, importa poco. E, mh, ci, mh, ti va se ci vediamo lunedì? Io vado in live lunedì e giovedì dalle 9 e disegno. Se ti va. O lunedì o giovedì di, de, delle prossime settimane. Passa e vedi se ti piace la faccenda. Adesso stiamo facendo una serie di cani sulle, sulle tipe. Prima abbiamo fatto gli uccelli sulle anziane. Prima ancora abbiamo fatto i tarocchi. Prima ancora. Eh, comunque su Instagram, is, Instagram, Instagram. Vedi tutte cose. Va bene. Quanto, quanto è bello sto questo album qua di liberato e questa è la, è la, 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 il, la perla di questo album secondo me meraviglioso <ride> Beh, beh. È, è stata dura stasera eh? senza um, le, senza avere un um, senza la distrazione del disegno è, è la prima volta che facciamo solo solo chiacchieramento uh, ultimamente ho conosciuto nella mia città un artista che si tratta di disegnato nel mio quartiere molto famoso chi testa matta maria grazie a te uh, se, se, se mai ti troverò in live io ti seguo quindi farò un salto molto volentieri ciao maria giorit mi dai un attimo che vado a vedere che non lo conosco così di nome Gioritta Gocci? Gocci? Sì, deve essere lui. Ah, ho capito. Mega, mega ritrattoni con, con i tagli in faccia. Ok. Carino. E di dove sei? Mm, grazie mille Maria, buona serata. Mm, grazie, buona serata. Mm, testa matta, mm, di dove sei? Cosa, cosa, che bel lavoro ha fatto nella tua città? Crotone. Quanta Sicilia... Eh, è Sicilia Crotone, vero? Perché ho fatto degli errori in passato. Mm, ha fatto il volto di eh, Rino Gaetano, la faccia. Maria, grazie del follow. Buona, buona, buonanotte. Eh, Calabria. Dio che can... eh, matta. Mi perdoni? Oh, croto. In Calabria. Scusami. Spero tu mi possa perdonare. Me la facevo in Sicilia. Sono... Sono... Va così, va così. Perdonemois. E... Buona la birra. Buona la birra, buona la... E Antonio. Buonanotte a te è sempre un piacere e grazie a te grazie a te antonio e... scusa... scusatemi tutti ehm... prima di chiudere mi scuserò pubblicamente per questa live così assurda ma ogni tanto dai chi se ne strafutta antonio buonanotte staci bene stai attento mi raccomando e cin cin, Soul Goodman. Guarda. è l'ultimo, l'ultimo goccino. Guarda. L'ultimo goccino. Notte tanto Guarda quanti cadaveri che ci sono. Eravamo in due prima, eh? Però non sono solo. Non sono stato solo. E, comunque. Mh, ragazzi, che dite? Si va a dormire? Io domani vado a dormire. E eh, domani. Io domani devo devo. Devo lavorare. Voi cosa. Voi che mi dite? Vi dispiace? Raidiamo qualcuno? Chi potremmo... Raidare? d'aspiratore te sta matta a lunedì mm, buonanotte a te grazie del della della visita e mm. niente stai attenta stai attenta mi raccomando Questo album deliberato è fotonico allora io direi di andare a, ru... a raidare qualcuno che fa arte anche se eh, ok scusa testa testa matta e... e la testa è femminile quindi mi niente, mi misunderstandings buonanotte testa ma Allora sfogliamo il Twitch. Art. Stasera chi disegna? Andri, Bael, Giukiko, Yukiko, scusa, Izumi, The Demurderer, Murderer. No. Su arte no. Ah, c'è la signorina Slayer Digital Art. Si potrebbe fare un raid a lei. Quasi quasi. Io vi, vi, vi butto da... Da Slayer. Ma sì. Ma sì, ma sì, ma sì. Eh, signori, si va a letto si si va a dormire, this life, a presto. È stato un piacere per me, Sol Goodman. Grazie del, della compagnia. Così come a Wisman a... e a The e a Ghost. Grazie dei de, de gift, Ghost. Eh. Come sempre. Eh. Troppa, troppa... Non lo so. Lasciamo stare. E, mm, non dico niente. E... Vi raido da dalla Slayer digital del, delle cose è stato mh, divertente lo rifaremo un just chatting prima o poi buonanotte grazie a tutti grazie Desta grazie destra di essere stato e di di di, di aver. Eh? Buonanotte, non ce la faccio più, so, sto, sto morendo. Sto morendo vivo. Eh, notte a tutti, ragazzi. Vi rado dalla signorina. Ciao belli.